Buongiorno, bentrovati a tutti quanti, benvenuti in questa versione totalmente online della presentazione del Sistema Urbano 2020, e nel pieno rispetto di quello che è il protocollo di sicurezza del paese, ma al tempo stesso con tutti gli elementi necessari per un appuntamento di qualità e anche per riuscire a mantenere anche quest'anno la presentazione del rapporto, riteniamo una delle perle di Lega Ambiente, ma anche un momento molto importante di riflessione per le città in Italia. Vi ricordo che l'appuntamento sull'ecosistema urbano fa parte di uno dei 7 pilastri di Lega Ambiente per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo iniziato il 20 e 21 ottobre con l'ecoforum sull'economia circolare, abbiamo poi fatto il forum sul servizio integrato il 20 ottobre. Ora abbiamo oggi l'appuntamento sulle città con l'ecosistema urbano. Avremo poi il 12 novembre il forum sull'agricoltura, il 19 novembre il forum sulla bioeconomia delle foreste, a fine novembre l'appuntamento molto importante sul clima, sul cambiamento climatico e sul piano nazionale di energia e clima che l'Italia si deve prestare a fare, e poi chiuderemo il rapporto Ecomafia. 7 appuntamenti durante questa stagione autunnale che servono a mettere insieme tutte quante le proposte che l'ambiente sta condividendo con imprese, con il mondo della politica, con il Parlamento, con la società civile, con gli altri soggetti interessati, per poi arrivare a redigere un piano di proposta che poi presenteremo al governo entro la fine dell'anno, appunto proprio per far sì che ci sia un processo guidato e partecipato per arrivare anche noi a dare le nostre idee su un piano che è assolutamente necessario. Oggi, l'appuntamento di oggi lo stiamo svolgendo grazie alla Nuova Ecologia, che ha organizzato il Ministero dell'Ambiente. Ringrazio il direttore Francesco Loiaco, che ha organizzato la possibilità di questa conferenza, ma soprattutto insieme al Sole 24 Ore, che da tantissimi anni, fin dalla prima edizione, è parte di Lega Ambiente per il rapporto con il sistema urbano, e come potete vedere anche dal tavolo su cui sono seduto, oggi è, diciamo, lo speciale di sistema urbano è pubblicato sul quotidiano che è uscito in edicola questa mattina. L'appuntamento di oggi vedrà una prima parte con la mia introduzione. Sono Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente, poi a seguire Mirko Laurenti, responsabile di sistema urbano di Lega Ambiente, e Lorenzo Bono di Ambiente Italia, che hanno curato il rapporto e ci daranno la fotografia, e quindi entreremo nei dati del rapporto, e poi una tavola rotonda sulle città a cui parteciperanno la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, la vicepresidente dell'ANCI e sindaco di Torino Chiara Appendino, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e l'assessore Paolo Zannella di Trento, Alessandro Bratti, presidente dell'ISPRA, e Stefano Ciavani, presidente Leante. Una tavola rotonda in cui si discuterà delle città come fulcro anche del nuovo piano di cui si sta ragionando in questo momento al governo. E chiuderemo poi la mattinata, questa conferenza stampa, con l'annuncio di quelle che sono le città premiate che salgono sul podio di quest'anno, e anche la donazione di una buona pratica grazie alla collaborazione con Idea Plus, che poi vi racconteremo nella chiusura di queste 2 ore di presentazione. 2 parole prima di lasciare appunto la parola a Mirko Laurenti e a Lorenzo Bono. Il rapporto nasce da metà degli anni 90, siamo appunto a tantissime edizioni una dopo l'altra, ma forse mai come quest'anno il tema delle città, ma il tema della qualità della vita all'interno delle città è un tema assolutamente centrale, e soprattutto non possiamo, questo è il presupposto che siamo partiti anche nell'organizzare l'iniziativa di quest'anno, partire dal ragionamento su un piano nazionale di ripresa e resilienza in cui destinare importanti risorse, se non capiamo bene quali sono oggi le necessità e i bisogni che le città hanno al centro. Noi abbiamo delle città che sono sempre più popolate, le città che sono sempre più il nodo nevralgico delle criticità ambientali, ma anche delle eccellenze, come dimostrano le buone pratiche che raccontiamo oggi. Città che hanno, diciamo, al loro interno, quindi, da una parte, la necessità di risolvere molte delle emergenze che ci troviamo ad affrontare oggi, ma al tempo stesso città che sono anche oggi l'elemento, il territorio, come dire, il campo di sperimentazione più importante in cui possiamo iniziare a mettere in campo politiche concrete. Da questo punto di vista, i grandi temi al centro del rapporto, in cui poi non scenderò nei dati perché lo faranno meglio di me Mirko Laurenti e Lorenzo Bono, è il tema dei rifiuti, su cui le grandi città sono ancora, salvo qualche eccezione, sono ancora molto indietro rispetto ai piccoli centri. C'è il tema della qualità dell'aria, in cui ancora oggi abbiamo diversi capoluoghi che non riescono ad entrare all'interno dei limiti previsti dalla legge, con tutto quanto quello che comporta anche dal punto di vista sanitario.
Abbiamo poi il tema dell'energia, di come i capoluoghi oggi potrebbero essere il luogo centrale in cui sviluppare nuovi modelli di produrre, di consumare energia e di risparmiare energia. Pensiamo al tema dell'efficienza nell'edilizia, quanto spazio avrebbe all'interno della città e quanto gioverebbe una buona politica nelle città su questo tema anche a livello nazionale. Poi ci sono anche delle emergenze, le emergenze più vecchie, appunto ho citato lo smog e i rifiuti, quelle più note, più che più vecchie, ma ancora attuali, e le emergenze nuove, come quella del clima. Ricordiamo che le città sono il luogo delle ondate di caldo e di calore durante l'estate, con tutto quello che comporta in termini di salute, ma anche in termini di appunto di ripercussione sui cittadini, e su questo stiamo lavorando molto, ma poi andremo a presentare anche un rapporto appunto a fine novembre su città e clima, proprio che racconterà il cambiamento climatico all'interno delle città e quali politiche di rigenerazione urbana mettere in campo per fronteggiare anche questo. Ma le città sono anche il luogo di quando c'è troppa acqua e quindi quando ci sono le piogge e gli eventi meteorici molto violenti a cui assistiamo in questi ultimi anni, che si allagano, che creano, diciamo, fiumi a posto delle strade, con purtroppo a volte anche vere e proprie tragedie. Per cui, dal punto di vista del clima, c'è un'emergenza ambientale nuova di cui dobbiamo occuparci. C'è la sfida del consumo di suolo. Oggi in città si gioca la vera sfida per ridurre, anzi azzerare, il consumo di suolo in favore di nuove politiche di rigenerazione urbana, di riqualificazione al posto di costruzione di nuovi edifici, di vedere dei piani che prevedono consumo di suolo uguale a zero, proprio per mettere al centro anche un'economia di rigenerazione e di volano dell'edilizia che non comporti però nuove costruzioni. E poi c'è la questione ultima, che cito per andare poi verso le conclusioni, delle periferie. Ultimo rapporto dell'Istat racconta che un terzo dei residenti nelle 14 aree metropolitane, ovvero 3,2 milioni di persone, vive oggi in quartieri ad altissimo rischio di disagio sociale e ambientale. Sono numeri enormi, se ci andiamo a pensare. Un terzo delle persone che vivono nelle aree periferiche delle grandi aree metropolitane oggi di fatto non ha servizi, non ha una qualità del vivere degna, e soprattutto tutto questo si ripercuote in condizioni ambientali e sociali molto gravi, con tutto quello che conseguono. Soltanto questi pochi elementi per dire perché le città sono il cuore delle politiche che dobbiamo mettere in campo anche e soprattutto in questo momento. Noi abbiamo messo, come al solito, nel rapporto i dati sullo stato ambientale delle città, ma abbiamo messo anche alcune buone pratiche. E c'è un altro elemento importante che ci arriva, diciamo, sia dalle buone pratiche italiane ma anche da alcune grandi città europee. Cito soltanto una politica interessante, citata anche dal responsabile scientifico di sistema urbano Alberto Fiorillo, che ringrazio per la collaborazione anche questa, no? Che appunto ci racconta il progetto delle 15-minute city, per cui diciamo quelle città in cui tutto quanto deve essere raggiunto, o meglio, tutti quanti i servizi di cui una persona ha bisogno durante la giornata devono essere raggiungibili a piedi o in bici in 15 minuti. È chiaro che una politica come questa, che oggi è nata da Parigi ma è già sviluppata in tante città europee, ci racconta come bisogna pensare non soltanto alla mobilità ma anche in termini di servizi e di appunto di qualità dei quartieri, diciamo, tutta l'intera città. E soprattutto sul tema della mobilità e dei trasporti continuiamo anche quest'anno a insistere molto, perché anche di fronte alla grande emergenza sanitaria che stiamo vivendo, chiaramente il tema del trasporto pubblico locale in ambito urbano ha avuto grandissime ripercussioni, si è dimostrato come la sua inefficienza sia stata messa ancora più a dura prova in questo momento, e quindi su questo tema qui dobbiamo assolutamente lavorare, non soltanto del trasporto all'interno delle città, ma anche del trasporto per le città, verso le città e dalle città verso l'esterno. Per cui sono temi anche questi importanti, si sta ragionando molto in termini di ciclabili, di nuova mobilità, di micromobilità elettrica, con grandi passi in avanti fatti anche in questi ultimi anni, ma sicuramente questo nodo della mobilità, del trasporto pubblico locale e dell'accessibilità ai servizi anche vicino alla propria abitazione in tutti quanti i luoghi della città, non soltanto nei centri storici, è un nodo assolutamente fondamentale. Chiudo soltanto citando il fatto che anche quest'anno abbiamo comparato le politiche all'interno dell'ambiente urbano con gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, con l'agenda 2030, quindi raccontiamo come oggi le città italiane si trovano in linea o piuttosto si trovano in ritardo rispetto a questi obiettivi. Siamo nel 2020, mancano gli ultimi 10 anni, quindi su questo è assolutamente necessario fare una riflessione importante. E chiudo dicendo quello che dicevo anche all'inizio: noi abbiamo messo il sistema urbano all'interno del recovery, all'interno dei nostri 7 pilastri. Il piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo piano è un piano fondamentale, 209 miliardi di euro che l'Europa destinerà al nostro paese. Nelle stesse indicazioni dell'Europa si cita l'agenda 2030 delle Nazioni Unite come principio guida
investire i soldi, si citano le città come elemento fondamentale di miglioramento anche ambientale e sociale in cui investire queste risorse per riuscire poi a garantire che la ripresa non sia soltanto una ripresa dopo l'emergenza, ma una ripresa anche duratura negli anni che verranno. Ed è chiaro quindi che, diciamo, questo bisogna fare un ragionamento molto importante, ma se ne parlerà nell'arco della mattina. Le città però non possono essere lasciate sole, per cui non possono essere i sindaci esclusivamente che si dedicano a una politica così tanto importante a livello nazionale, ma noi quello che chiediamo con forza è che ci sia una cabina di regia nazionale, ma soprattutto una politica nazionale. Politica vuol dire anche piani e investimenti importanti sulle aree urbane del nostro paese, e che questa politica preveda, diciamo, obiettivi minimi da raggiungere tutte quante le città, ma anche soprattutto un controllo e una forte spinta verso progetti di qualità che portino le nostre città da qui ai prossimi anni a trasformarsi veramente e a vincere questa sfida ambientale che ho detto anche oggi. Io vi ringrazio appunto per tutti quanti quelli che si sono collegati con noi. Vi ricordo che la presentazione è in diretta sul profilo Facebook di Lega Ambiente e Ecologia del Sole 24 Ore, e a questo punto lascio la parola a Mirko Laurenti, responsabile del sistema urbano, che ci andrà a raccontare più nel dettaglio insieme a Lorenzo Bono quelli che sono i dati del rapporto 2020. Grazie a tutti voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Mirko Laurenti, responsabile del rapporto ecosistema urbano, e oggi partiamo, come anticipato il direttore dell'ambiente Giorgio Zampetti, con quella che è la presentazione della 27ª edizione del nostro report. Quello che abbiamo tentato di fare, prima di partire con una breve presentazione PowerPoint, quello abbiamo tentato di fare ormai da 3 anni, e diciamo abbiamo cercato di aggiornare il nostro report confrontandolo, come diceva anche Giorgio, con gli obiettivi ONU, gli SDGs dell'ONU. E vediamo anche da questo punto di vista come stanno andando nel complesso le nostre città. Ok. Intanto l'ecosistema urbano nasce nel 1994, da una scelta, da un tentativo di vedere, valutare quali erano le performance delle principali città italiane, raccogliendo i dati direttamente alla fonte, chiedendoli direttamente a loro. Nel tempo abbiamo visto, attraverso appunto la costante di questo report, come questo diciamo sia stato un punto di vista, uno studio innovatore e eccoci qui, scusate, e uno studio innovatore. E da quel tempo, dal 93-94, molte altre paesi hanno copiato il nostro modello e si sono adeguati, chiedendo e valutando il comportamento, l'andamento ambientale dei principali centri urbani. L'hanno fatto in Portogallo, in Brasile, in Australia. Oggi come oggi, noi il nostro report resta d'attualità, perché siamo stati capaci in ambiente di mantenere un aggiornamento nell'arco del tempo, attraverso anche collaborazioni importanti. L'ultima che ormai è duratura è quella con Sole 24 Ore, che ci vede oggi uscire con un inserto nel quotidiano e con uno speciale online che raccoglie tutti i punti di vista, tutti i dati della ricerca. Però nel tempo abbiamo subito anche dei rapporti scientifici. Quest'anno, come lo scorso anno, c'è uno speciale all'interno, 2 capitoli del report che sono costruiti insieme a ISPRA. Uno è quello sui rifiuti, in particolare sul movimento, sulla strada che fa l'organico nel nostro paese, e l'altro è quello sui corpi idrici. Per cui, insomma, siamo stati capaci di
aggiornarci, e questo è ad oggi un punto di forza del nostro report. A chiudere, racconto brevemente questo ha consentito anche di migliorare, aumentare e mantenere, diciamo, ormai a un livello quasi totale la raccolta, l'affidabilità dei dati. Ormai diciamo, città che partecipano e da cui raccogliamo i dati nel nostro rapporto ecosistema urbano sono all'incirca comprese tra l'80 e il 90% dei capoluoghi di provincia. All'inizio, quando partimmo, non arrivavamo nemmeno al 20-25% di risposte. Questo vuol dire che siamo stati capaci di creare sicuramente una novità e un'innovazione. Come dicevo, abbiamo cercato, l'ultimo aggiornamento è quello di costruire un link con gli SDGs dell'ONU e diciamo dare un vestito, diciamo, più attuale allo studio. Questo resta di fatto il cuore del rapporto, e il protagonismo delle città è quello che resta anche agganciandolo agli obiettivi ONU. E vedere come questo anno per anno viene centrato, viene rispettato, viene focalizzato, sta diventando anche questo uno dei nostri obiettivi. E lo diceva già Giorgio, noi nel costruire questo rapporto ci siamo adattati cercando di fare in modo di comparare ai 17 obiettivi principali quelli che erano già toccati dallo studio e dal rapporto ecosistema urbano e quelli che appunto potevano vantare uno storico negli anni. I 17 obiettivi principali e i 169 oltre sotto obiettivi. Ci sono i 17 obiettivi principali del report dell'SDGs dell'ONU. Anticipo che su questo diciamo, link con gli SDGs dell'ONU che abbiamo da 3 anni con l'ecosistema urbano, noi ad oggi, questa è stata per noi una naturale evoluzione, ad oggi restano diciamo solo 3 dei 16 principali obiettivi della SDGs dell'ONU le nostre città hanno semaforo verde, cioè diciamo rispettano i vincoli e i limiti dello studio, e cioè diciamo centrano l'obiettivo. In particolare qui abbiamo appunto un breve report di quello che è l'SDGs ONU rispetto ad alcune città, in particolare Roma, Milano e Torino sono italiane. In queste 3 città solo 3 dei 16 SDGs vengono centrati dal complesso delle nostre 3 città italiane. E come possiamo vedere, Milano, Roma e Torino hanno una serie di gialli, arancioni e grigi che appunto, a differenza di tante altre città europee. Ma entrando nei dati possiamo vedere l'andamento appunto delle nostre città rispetto ad alcuni indici principali. Questa è la media annua delle polveri sottili, dove si vede che effettivamente c'è un calo, è un lieve miglioramento delle medie. Teniamo conto che in questo caso quest'anno la novità principale è che le polveri sottili, la media delle polveri sottili diciamo resta e non c'è nessuna centralina che sfora, che va oltre i limiti, molto oltre i limiti di sicurezza per la salute umana. Questo è appunto quello che esce fuori. Noi nei nostri centri urbani abbiamo valutato, confrontando i limiti
dell'OMS e i limiti di legge, quali erano le città che rientravano, diciamo, potevano essere considerate come aria buona, dall'avere aria buona, diciamo, nella prima classe, cioè quelli che hanno un'area ottimale, solo 3 città possono vantare questo target. Se consideriamo anche una qualità buona, diventano 9 città, e tra queste ce ne sono, diciamo, la stragrande maggioranza non sono del nord, sono tutte del centro sud, a parte Belluno, sono tutte del centro sud Italia. E di fatto resta ancora importante, lo citiamo nel nostro report, nel nostro paese ci sono ancora 58.600 morti premature, dovute alle alte concentrazioni di polveri ultrafini, dovute principalmente al traffico veicolare. Il trasporto pubblico nel tempo ha visto un andamento molto altalenante, c'è stato un calo, c'è stata una ripresa tra il 2017 e il 2018, siamo, diciamo, grosso modo all'anno scorso, cioè tra il 2018 e il 2019 c'è una leggera un leggero miglioramento, purtroppo ci aspettiamo che diciamo la pandemia possa aver dato un sostanziale ulteriore colpo ai numeri del trasporto pubblico, e per l'anno prossimo purtroppo ne vedremo i risultati. Le isole pedonali sostanzialmente restano a livello europeo ancora molto indietro rispetto ai numeri di altre città. Nel nostro paese c'è una sostanziale stasi da un anno all'altro, cosa che invece è assai diverso per quel che riguarda invece le piste ciclabili, o comunque le politiche legate alla ciclabilità, che noi misuriamo con l'indice dei metri equivalenti ogni 100 abitanti, cui Reggio Emilia è la città che emerge soprattutto, con 44, oltre 44 metri equivalenti ogni 100 abitanti. Poi a seguire ci sono Cremona, Mantova e Lodi, ma aumentano le città con più di 10 metri equivalenti ogni 100 abitanti, e erano 33 lo scorso anno, nel 2018 sono 37 quest'anno. Questo vuol dire che, a differenza delle isole pedonali che vediamo, dal punto di vista invece delle politiche legate alla ciclabilità c'è un più visibile passo avanti. Questo sicuramente in parte dovuto anche a una propensione dei cittadini all'utilizzo di mezzi meno inquinanti, e crediamo anche in questo caso che quanto avvenuto con l'emergenza Covid potrà far vedere risultati ancora più evidenti l'anno prossimo, visto che c'è, lo diciamo poi nel nostro rapporto, nelle buone pratiche, ci sono stati casi, diciamo, di boom dello sharing, lo sharing elettrico, in particolare lo sharing delle due ruote, ma anche quello delle auto elettriche, l'inclusione di monopattini, che in alcuni casi, come nel caso di Torino, ha consentito che appunto la mobilità in ambito urbano venisse anche regolamentata ante litteram, cioè prima del tempo, nella città, nel capoluogo piemontese, e fa sì che il capoluogo piemontese infatti anche venga citato da noi tra le buone pratiche, proprio per questo, insieme a Milano, che ha i servizi di sharing più ampi, ha un servizio sia di sharing in auto che in bici elettriche, che è all'avanguardia in Italia e in Europa. Perché queste due città rappresentano sicuramente un'eccellenza per quel che riguarda i sistemi di mobilità alternativa e sostenibili in ambito urbano. Parlavamo del trasporto pubblico. Ecco, il trasporto pubblico fa vedere una lieve ripresa da un anno all'altro. Nelle nostre città sostanzialmente non vediamo comunque un cambio di passo sostanziale. Restano alcune città, come Milano, ne abbiamo parlato prima. Milano è una città che è riuscita a programmare già nel tempo investimenti sostanziali nell'ambito del sistema del trasporto pubblico urbano, e
c'è Genova, c'è Brescia, c'è Cagliari, che cominciano a far vedere numeri più incoraggianti, però sostanzialmente dobbiamo certificare che la media del paese è ancora diciamo abbastanza indietro rispetto soprattutto ai numeri europei. E difatti, guardando i numeri europei, vediamo come, per esempio, per le linee di metropolitana dal nostro rapporto pendolare 2019 siamo ancora molto indietro. Milano e Roma diciamo sono di gran lunga dietro a città, non citiamo magari Londra, ma per esempio come Barcellona, non riusciamo a raggiungere Milano e Roma insieme, non riescono a raggiungere nemmeno i chilometri della metro di Parigi. Quindi sostanzialmente va detto che c'è ancora molto da fare, perché le nostre città restano ancora imprigionate in un immenso volume di auto private che circolano, e quest'anno, anche in questo caso, certifichiamo che un aumento costante, lento, anche quest'anno delle auto circolanti in ambito urbano, che restano, che fanno del nostro paese purtroppo uno dei peggiori paesi in Europa. Noi abbiamo ad oggi 646 auto ogni 1000 abitanti nelle nostre città, ed è chiaro che questo è diciamo un dato che va veramente in controtendenza rispetto a quello che fanno vedere altre città europee, citando alcuni casi dove già pre-pandemia le città si stavano attrezzando. Londra è una di queste, ma addirittura Atene, Rotterdam sono state in grado di fare delle scelte sostanziali e rigide per la chiusura del centro storico al traffico, ed è quindi chiaro che insomma i nostri principali centri urbani devono mettere in campo sicuramente delle strategie più durature, più lungimiranti, perché altrimenti non riusciremo a vedere risultati sostanziali, e questo in termini di inquinamento e occupazione dello spazio è chiaro che è un dato assai negativo. Citando altri indici del rapporto, questo è quello legato all'acqua, alla rete idrica, dove insomma il 36% dell'acqua potabile non arriva ai rubinetti, e cresce il numero di città in cui viene disperso il 50% e oltre. Noi ad oggi, come vedete dalla slide, abbiamo 5 città che restano al di sotto del 15% di perdite nelle perdite di rete, e tutte le altre sono ampiamente di sopra. E questo è ovviamente questo sarebbe, peraltro, si collega all'SDG numero 6, perché ogni nostro indicatore ha un collegamento con l'SDG, come dicevo prima. In questo caso il lato positivo, se vogliamo cercarlo, è che diminuisce la media complessiva di consumi idrici domestici rispetto all'anno scorso, e quindi da 100, quasi 150 arriviamo a 148 litri geri per abitante in media. È chiaro che però questo non basta, perché mantenendo una perdita così alta nei nostri capoluoghi non potremo arrivare a centrare gli obiettivi europei anche in questo caso. Un dato positivo arriva invece dalle energie rinnovabili. Le energie rinnovabili possono contare 33 capoluoghi che coprono il 100% del fabbisogno elettrico delle famiglie. Lo scorso anno, sempre nel nostro rapporto, erano 27, quindi vuol dire che diciamo, le città si stanno dando da fare. Questo in questo caso non dipende solo dai sindaci, ovviamente dipende anche da magari macro impianti che sono inseriti nel territorio delle città esaminate, però questo vuole anche dire che, per esempio, la differenza la fanno i metri quadri di impianti fotovoltaici, magari installati, come nel nostro caso, questo indice misura l'installato sul,
su superficie pubblica, vuol dire che appunto c'è una tendenza del pubblico, dei sindaci, delle amministrazioni, delle municipalizzate a puntare su energia pulita e il cui fabbisogno poi riesce ad essere, diciamo, a coprire il fabbisogno complessivo. Un dato forse più positivo di tutto il report è quello che riguarda il settore dei rifiuti. La produzione è ormai, diciamo, stabile, ancora troppo alta, si è stabilizzata negli ultimi anni, grosso modo, su medie abbastanza intorno, poco sotto ai 500 kg per abitante all'anno. Dopodiché però abbiamo una percentuale di raccolta differenziata sui rifiuti che invece negli ultimi anni è costantemente cresciuta. E questo è un dato che per quanto ci riguarda può farci che piacere. Ci sono molti capoluoghi del sud, per esempio, che sono riusciti a centrare obiettivi anni fa impensabili. Ad oggi sono 9 i capoluoghi che arrivano oltre l'80% di raccolta differenziata: Ferrara, Pordenone, Mantova, Treviso, Reggio Emilia, Trento e Verbania, Parma e Belluno. E sono uno in più rispetto allo scorso anno, e solo 2 città ancora restano al di sotto del 15% di raccolta differenziata, Crotone e Catania nel particolare. Questo è un dato, diciamo, importante, e ci fa vedere appunto come anche la media cresca rispetto al totale, e diciamo, quest'anno raggiungiamo il 58% per superare poco in media, i nostri luoghi superano in media il 58% di raccolta differenziata, e anche in questo caso è questo indice, questo indicatore si trova dentro l'obiettivo ONU, l'SDG numero 12, e questo invece è il focus che abbiamo fatto con ISPRA, che ISPRA ha realizzato con noi, è la frazione organica che viene trasferita dalla regione di produzione nei territori extraregionali, ed è una percentuale che in alcune regioni, dove vedete il grigio, ovviamente c'è una percentuale molto bassa, però dove il colore diventa più denso, dove il giallo diventa più denso, Campania, Lazio. Questo vuol dire che appunto l'export è diciamo molto alto rispetto alla media, Campania quasi il 30%, nel Lazio è ben al di sopra del 15%, e le destinazioni di scarti da cucina, mercati e ristorazione, come vediamo, fanno capire ancora meglio questo focus, mentre la Lombardia, ad esempio, porta al di fuori della regione lo 0,4%, e il resto lo mantiene tutto dentro. Milano tiene in Lombardia oltre quasi il 100%, il 99,6%, manda fuori solo lo 0,4%, Napoli fa l'esatto contrario, il 99,9% finisce in Veneto e lo 0,1% resta in Campania. Roma è in una situazione similare, resta a Roma soltanto, nel Lazio soltanto il 5,3% degli scarti, diciamo, di umido prodotti da mercati e ristorazioni. Il resto va tutto fuori, e certo non è una cosa positiva, visto peraltro che poi nel trasferimento viene impiegato anche una sostanziale quantità di gasolio per il trasferimento, e quindi polveri ultrafini. C'è poi, ecco, il verde, in questo caso, anche in questo caso, l'SDGs numero 15, cresce del 25% il numero di città con più di 20 alberi ogni 100 abitanti. Questo è un nostro indice,
non è quello, l'altro indice è quello del verde di Istat, che prendiamo pari appunto dal report Istat. In questo caso invece questo è un indice appunto che deriva direttamente dalle nostre domande questionarie fatte ai comuni. Cinque città, Cuneo, Monza, Brescia, Reggio Emilia, Arezzo, hanno 40 o più alberi ogni 100 abitanti. E infine il consumo di suolo. Questo è un indice che è un indice, un'elaborazione di Lega Ambiente su dati ISPRA e ISTAT. Abbiamo comparato la superficie urbanizzata sul totale del territorio municipale rispetto ai residenti. Nel nostro caso, negli ultimi anni, c'è da dire che i capoluoghi italiani non fanno una bella figura, non sono, diciamo, come vedete, le X indicano la variazione della popolazione residente e i puntini arancioni la variazione relativa all'indice del consumo di suolo. C'è un caso che spicca su tutti, che è quello di Milano, in cui il rapporto fra le due cose, mentre si abbassa la variazione relativa all'indice del consumo di suolo, si alza la variazione della popolazione residente. Vuol dire che aumentano i residenti, ma Milano è stata capace nel tempo e negli ultimi anni soprattutto di non consumare un nuovo suolo, ma mantenere o comunque rigenerare quello già consumato. Negli ultimi 4 anni Milano ha guadagnato quasi il 4% di più di residenti, ma è scesa di oltre il 3% nel suolo urbanizzato per singolo residente. Anche in questo caso questo indice è invece diciamo riferibile all'SDGs numero 11. Oltre alle criticità, noi guardiamo anche invece una nota positiva, per andare a chiudere, guardiamo anche oltre ai numeri che raccontano appunto, come dicevo, criticità importanti ora e poche note liete, abbiamo scelto da qualche anno di guardare anche a alcune best practice, cioè delle azioni, dei progetti, delle scelte che i comuni hanno messo in campo, o comuni o singole associazioni che sono nelle città che nominiamo, cittadini, comitati, per rendere la città migliore. Questa chiamiamo 17, qui mi fa piacere citarne alcune. Questa è ANCI, che ha messo in piedi un progetto, si chiama Tandem Bici in Comune, è un concorso che metteva in palio 100 e-bike e sono state già assegnate ai comuni appunto che partecipavano, e è chiaro che diciamo anche in questo caso era evidente la buona pratica rispetto alla generalità delle città. Invece Cosenza, copiando da Pesaro, nota e famosa città legata alla bicipolitana, cioè la promozione di itinerari integrati per l'utilizzo della bici come mezzo di trasporto al pari di una metropolitana, è stata capace anche Cosenza di creare, dare in via, inaugurare la propria bicipolitana. 30 km di ciclopolitana, l'hanno chiamata così, percorsi ciclabili che portano direttamente da varie aree e zone della città di interesse al centro storico, ed è utilizzata già, l'80% è già realizzata, il resto è già in via di realizzazione, quindi entro breve anche Cosenza avrà la sua bicipolitana o ciclopolitana. Insieme a Cosenza anche Benevento e Catania hanno fatto una cosa simile, per cui insomma recitiamo anche nel nostro opuscolo, nel nostro rapporto come best practice. E poi Torino e Milano, lo dicevo prima, sono due città che sono regine per la sharing mobility. Ci fa piacere citarlo perché i monopattini a Torino e lo sharing in generale elettrico a Milano fanno la differenza. E infine Verona con questo progetto che diciamo propone un modello sociale innovativo, si chiama STEPS, è già un progetto europeo in cui Verona ha dato vita a una socialità più ampia. In questo momento di restrizioni sociali dovute all'emergenza Covid, ci fa piacere invece citare una città, un progetto che viene messo in campo da una città che va invece in controtendenza, ovviamente è partito prima dell'emergenza, però è chiaro che fa la differenza ancora oggi. Questo progetto è stato scelto peraltro da Ideoblast, che è un'azienda che si occupa di riciclare
di realizzare materiali per giardini pubblici e per panchine in plastica riciclata, utilizza e realizza materiali in plastica riciclata ed regala, l'anno scorso ha regalato un giardino per bambini, come vedete nella foto, a Brescia, proprio perché Brescia aveva, diciamo, era stata scelta da noi come buona pratica. Quest'anno lo si metterà a disposizione per poterlo mettere a disposizione di Verona proprio per il progetto di cui abbiamo parlato, quindi il progetto STEPS di Verona sarà premiato da Idaplast, poi lo sentiremo anche il marketing manager di Idaplast Cottini. E quindi ci tengo, chiudendo, a ringraziare ovviamente ANCI, poi sentiremo la sindaca Bendino, Idaplast ovviamente per la buona pratica e tutti i comuni, gli assessori, i dirigenti, i dipendenti comunali che ci hanno consentito quest'anno molto difficile di poter realizzare questo rapporto. Noi quest'anno abbiamo veramente tempestato tutti di mail, di telefonate per riuscire a chiudere questo report in tempo, concedendo proroghe mai concesse nella restituzione dei nostri questionari, arrivando ben oltre i limiti di consegna. Noi a settembre, a fine settembre, ancora non avevamo chiuso nulla, però è grazie alla volontà dei dipendenti degli assessori e dei sindaci che siamo riusciti anche quest'anno a chiudere questo report con numeri ottimali in risposta. Ringrazio ancora tutti, ringrazio anche io Alberto Fiorillo perché resta il padre putativo del nostro report, e lascio la parola a Lorenzo Bono per un focus ancora più specifico nei numeri dei dati. Grazie molto. Sì, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate, datemi un feedback e che vediate le mie slide. Allora, se tutto ok, io in 10 minuti cercherò di fare un piccolo approfondimento tornando su alcuni dei dati che Mirko Laurenti aveva presentato. Mi chiamo Lorenzo Bono, lavoro per Ambiente Italia. Per chi non ci conosce, siamo una società di consulenza ambientale ormai attiva da 30 anni in questo campo, che negli ultimi anni è entrata a far parte di un gruppo più ampio, Ambiente Italia Group, che si occupa anche della promozione e sviluppo di interventi EPC, Engineering Procurement Construction, e anche la ricerca di supporti finanziari. Da sempre ci occupiamo della parte scientifica del rapporto ecosistema urbano e sulla base delle nostre esperienze di reporting che abbiamo maturato nel corso degli anni a partire dal sistema di indicatori comuni europei. Come aveva già accennato Mirko nel suo intervento, l'approccio di ecosistema, l'approccio originale, rimane negli anni sostanzialmente lo stesso, e si basa appunto sul coinvolgimento di tutti i circoli dell'ambiente italiani per l'acquisizione di dati originali. L'edizione di quest'anno esce a novembre 2020 con dati prevalentemente 2019, a cui si aggiungono anche altri dati disponibili da fonti ufficiali. Per esempio, per la depurazione e il verde urbano utilizziamo dati Istat, sempre dati Istat ed ACI per quanto riguarda tasso di motorizzazione ed incidenti stradali, mentre sull'uso efficiente del suolo l'indicatore elaborato da Legambiente utilizza dati ISPRA. Una breve carrellata, tanto per ricordare appunto l'indice di ecosistema urbano, da cosa è formato: sono pesati 18 differenti indicatori, 3 che riguardano l'aria, biossido di azoto, PM10 ed ozono, altri 3 indicatori riguardano l'acqua e sono i consumi idrici domestici, la dispersione di rete e la capacità di depurazione. Per i rifiuti vengono considerati sia la produzione che la raccolta differenziata.
Diversi indicatori riguardano invece la mobilità, passeggeri e offerta di trasporto pubblico locale. Lorenzo, sì? Cos'è, ti interrompo? Metti a schermo intero le slide e poi prosegui e vai avanti tu, man mano. Io le ho messe a schermo intero. Falle girare, mandale avanti tu. Le sto mandando avanti, non le vedete, non si... Io le giro sul mio computer. Io le sto vedendo che... Però metti la schermo intero, metti in condivisione. Noi non le vediamo, cioè vediamo la prima fissa, ma non vediamo che scorrono. Non lo so, io sono a schermo intero e stanno scorrendo sul mio... Ok, adesso sì. Scusa, vai avanti pure. No, vai adesso avanti. Non sono a schermo intero, allora le lascio così? Perché va può bene, essere... lasciale così. Le lascio così, allora. Quindi adesso provo a metterla a schermo intero perché si allora vede. Facciamo una cosa, si vede? No, si vede, no. Si vede? No, non è a schermo intero. Allora la lascio così. Vai avanti così, se le vediamo. Allora così. Facciamo così, interrompetemi se non le vedete scorrere. Quindi dicevamo, per la mobilità, trasporto pubblico, tasso di motorizzazione, incidentalità stradale e piste ciclabili. Per quanto riguarda il tema dell'ambiente urbano, si va dalle isole pedonali al verde, sia come numero di alberi che come disponibilità di parchi e giardini e l'uso efficiente del suolo. Per l'energia, invece, il focus è sulla disponibilità di impianti solari su edifici pubblici. Anche quest'anno abbiamo assegnato degli specifici bonus tematici. Ogni bonus, ricordo, che è circa un terzo del peso complessivo degli indicatori che si riferiscono a quell'ambito, quindi ha un peso abbastanza consistente. I bonus riguardano il recupero e la gestione delle acque, in particolare per quanto riguarda le capacità appunto della rete di separare acque nere da quelle chiare, utilizzare la fitodepurazione, recuperare le grigie. Per i rifiuti il bonus viene assegnato a chi adotta una tariffa puntuale e il domiciliare per l'intera popolazione con il prerequisito del 65% di raccolta differenziata. L'efficienza di gestione del trasporto pubblico invece fa riferimento ai ricavi, alla capacità di ottenere ricavi che coprano almeno il 40% dei costi operativi, mentre invece per quanto riguarda il bonus mobilità, qua si fa riferimento a quelle città che sono capaci di raggiungere un modal share superiore al 20% e o una riduzione degli spostamenti in auto al di sotto del 40%. Ritorno su alcuni numeri, come vi dicevo, che già Mirko aveva individuato, per darvi delle indicazioni più di dettaglio. In particolare abbiamo visto che sia per quanto riguarda l'NO2 che il PM10, i valori medi anche nel 2019 rispetto al 2018 tendono a scendere. Fanno da contraltare numeri abbastanza diversi per quanto riguarda le situazioni critiche. Infatti, se noi guardiamo ad esempio sull'NO2, il valore medio della media delle centraline urbane, abbiamo meno città che superano il limite dei 40 microgrammi, mentre invece abbiamo un aumento se andiamo a vedere le città in cui c'è almeno una centralina che supera il valore medio annuo dei 40 microgrammi, con situazioni che rimangono ancora critiche prevalentemente nelle grandi città, ad esempio a Brescia, Milano, Roma e Torino, si supera almeno in una centralina di quasi il 50% il valore limite. Una situazione simile per il PM10, vero che finalmente, diciamo, per quest'anno l'indicatore che noi usiamo per ecosistema urbano, quindi la media delle centraline rispetto al valore medio annuo di 40 microgrammi, è rispettato in tutte le città. Ma se noi invece andiamo a vedere le situazioni più di stress e quindi
non le medie hanno, ma i superamenti dei limiti dei 50 microgrammi, la situazione peggiora notevolmente. Abbiamo ancora 30 capoluoghi che superano il limite dei 35 giorni consentiti e 3 città, Milano, Torino e Padova, in cui c'è il doppio dei superamenti. Quindi più di 70 giorni si superano i 50 microgrammi metro cubo. Discorso a parte per l'ozono, dove anche i valori medi, mentre l'NO2 e il PM10 tendenzialmente sui valori medi mostra un miglioramento, l'ozono è un inquinante che abbiamo visto sta diventando sempre più critico. Quasi la metà dei comuni superano la soglia di protezione della salute umana. E salgono anche le città, sono 19, in cui c'è almeno una centralina che registra il doppio rispetto al valore soglia. Per quanto riguarda l'acqua, abbiamo a fronte di un valore medio in leggero miglioramento che riguarda la dispersione della rete acquedottistica, abbiamo un aumento delle situazioni critiche anche qua, si polarizza, anche questo è un indicatore che tende a polarizzarsi, si migliora come media, ma aumentano i capoluoghi che perdono più della metà dell'acqua immessa in rete, con alcune città che superano addirittura i 2/3 delle perdite acquedottistiche. 6 città riescono invece a contenere le perdite al di sotto del 15%, quindi una gestione anche rispetto a indicatori europei efficiente. Sono abbastanza stabili, una in più rispetto al 2018. Per quanto riguarda i consumi idrici, abbiamo una costante, leggera ma costante diminuzione, direi un dato abbastanza interessante. Siamo arrivati a 148 litri giorno pro capite, meno 1% rispetto al 2018 e meno 2,6% rispetto al 2017. Anche questo è un trend che secondo me è interessante sottolineare. Per quanto riguarda il verde, in particolare il valore degli relativo al numero di alberi piantumati in area urbana, l'indicatore che noi raccogliamo direttamente dai comuni, l'altro invece è il verde urbano, la disponibilità di verde urbano che prendiamo da Istat. Qua, secondo me, vale la pena sottolineare anche quest'anno più che i numeri in sé, la disponibilità di numeri. La legge 10 del 2013 sul verde urbano, che ormai ha 7 anni, obbligava tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti a redigere un inventario degli alberi, a piantumare un albero per ogni nato e alla fine del mandato anche a redigere un bilancio dell'attività di piantumazione. Quindi si richiedeva uno sforzo proprio di monitoraggio da parte dei comuni. Noi ad oggi abbiamo soltanto, è un indicatore di quelli con minore capacità di risposta, abbiamo un 72% dei comuni che fornisce un dato e in più vediamo dati ancora molto diversi. Noi chiediamo i dati che sono sotto il diretto controllo, quindi la manutenzione dei comuni, quelli piantumati, gli alberi piantumati su strade, piazze e parchi, ci rendiamo conto che abbiamo numeri molto diversi, dove le differenze performance tra le città magari nascondono differenti interpretazioni dei dati. Detto questo, è comunque interessante vedere una crescita significativa delle città con una dotazione superiore ai 20 alberi ogni 100 abitanti, che nel 2019 rispetto al 2017, qui l'intervallo temporale è di 2 anni, cresce di circa il 25%. Per quanto riguarda la mobilità, anche qua non mi soffermo più di tanto perché alcuni dati li ha fatti già vedere Mirko Laurenti nella sua presentazione, abbiamo un ulteriore lieve ma ulteriore incremento, ogni anno diciamo sempre la stessa cosa, cioè un lieve ma ulteriore incremento e siamo arrivati a 646 ogni 1000 abitanti o 64,6 ogni 100. Questo dato medio nasconde in realtà un andamento
più interessante e quindi che è relativo al numero di città che invece registrano un calo del parco auto, che passano da 7 a 11. In particolare, oltre ovviamente al caso particolare di Venezia, che ha 42.100 abitanti, però soltanto Genova e Milano sono arrivati a un tasso inferiore alle 50 auto ogni 100 abitanti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, qua l'andamento generale più tendenzialmente stabile o in lieve crescita è confermato soprattutto nelle città di piccole dimensioni e di media dimensione, che continuano a crescere, mentre invece questa nel 2019 le grandi aree urbane rimangono sostanzialmente stabili. Venezia continua a crescere, Milano ha un leggero calo, Genova continua a crescere tra le prime tre. La ciclabilità, l'abbiamo visto, continua a salire, è uno dei punti di forza negli anni delle città italiane, con Reggio Emilia che si conferma al vertice. Il dato dell'incidentalità, anche questo è interessante. C'è anche qua non c'è un trend ben delineato. Nel 2019 c'è un calo generalizzato, sia per quanto riguarda gli incidenti che i feriti, ma in particolare il numero dei morti. Se gli incidenti calano dell'1,7 rispetto al 2018, i morti del 4,8. Sono però in aumento le cosiddette utenze deboli della mobilità. I ciclisti e i motociclisti, a fronte di un generale calo dei morti, invece sperimentano un aumento. Nel caso dei ciclisti addirittura del 15%. I rifiuti, anche in questo caso abbiamo una produzione annua che torna a scendere e quindi con 530 kg si torna ai valori del 2017. Vi ricordo che l'anno scorso invece c'era stato un leggero aumento in controtendenza. Qui si ritorna più o meno ai valori del 2017. Aumenta la differenziata, siamo a 58, 4 punti in percentuale in più, e ci sono quasi la metà delle città ormai che hanno raggiunto l'obiettivo di legge del 65%. Vado a chiudere per lasciare spazio poi alla tavola rotonda con ultime considerazioni sulla classifica di quest'anno. Guardando un po' ai cluster, ai gruppi, di chi sta in testa, è interessante che si confermano anche quest'anno. Come l'anno scorso, ci sono 6 comuni che si confermano nelle prime 10 posizioni e tutti con un indice superiore al 70%. Trento, Mantova, Pordenone, Bolzano, Belluno e Parma. Sono comuni che si stanno comunque, diciamo, stabilizzando nelle parti alte della classifica. Altra cosa che ritengo abbastanza interessante è che non sono... sono comuni che non si concentrano in determinate regioni, sono al centro-nord, ma sono comunque tutti in regioni, province autonome diverse. Le grandi città, anche grazie ai bonus, tornano in qualche modo a vedere le parti alte della classifica. Quest'anno abbiamo 4 città nelle prime 30 classificate, 2 in più rispetto allo scorso anno, che sono Bologna, Firenze, Venezia e Milano. Dall'altra parte invece aumentano i comuni, non è un grande aumento, sono da 14 a 16, ma comunque una tendenza, che non raggiungono un indice del 40%, quindi nella parte diciamo della parte bassa della classifica c'è un certo peggioramento, con un dato che si conferma anche rispetto allo scorso anno, con 5 degli 8 comuni che non arrivano al 35%, che sono tutti comuni siciliani. Io spero di aver dato qualche indicazione utile anche al dibattito che si succederà, e cedo la parola al dottor Bagnasco che presiede la tavola rotonda. Arrivederci per qualsiasi cosa, questa è la mia mail, questi sono i nostri contatti e grazie per l'attenzione.
Buongiorno a tutti, è il momento della tavola rotonda che, come mi è capitato in anni passati, mi trovo a moderare per il Sole 24 Ore. Il nostro giornale continua a mostrare, come è logico, interesse per i temi ambientali, un interesse che per quanto riguarda il rapporto ecosistema urbano va avanti veramente da tanti anni. Questa partnership con Legambiente, con Ambiente Italia, ci consente di fare sempre un punto della situazione interessante. Questi 30.000 dati raccolti dal rapporto di Legambiente sono veramente un patrimonio su cui si può riflettere e da cui si può partire, naturalmente, ognuno con le proprie considerazioni e visto che in questo caso parliamo di amministratori, parleremo con amministratori, naturalmente questi dati servono anche per le scelte e le decisioni che in sede locale verranno presi. Dal rapporto si ricavano tantissimi argomenti, tantissime questioni. Esempi in parte già citati da Mirko Laurenti e da Lorenzo Bono, si può leggere di piani urbani della mobilità sostenibile dei comuni, di social housing, così come, e qui diciamo alcune cose, facciamo alcuni esempi, scendendo nello specifico, di migrazione dei rifiuti verso nord o di una bella immagine usata, anche se non è troppo incoraggiante, che è quella dei tram dai capelli bianchi in un po' troppe città italiane. Si può anche notare che secondo il report l'aria che si respira può essere considerata ottima in solo 3 città su 104 e questo naturalmente è un dato che non ci può incoraggiare. Queste 3 città sono Agrigento, Catanzaro e L'Aquila, e buona l'aria in altre 6 città, sufficiente in 23. Vuol dire che la maggioranza delle città italiane sul piano dell'aria, anche se sono stati fatti dei progressi illustrati da chi mi ha preceduto, molte città sono ancora indietro rispetto a un livello soddisfacente. Tutto quello che stiamo dicendo adesso riguarda il rapporto, i dati principalmente del 2019, e poi è ovvio che non si può fare a meno di non parlare della pandemia, del Covid, del lockdown. Ci saranno ripercussioni, come ha già detto Mirko, sui dati del 2020, ci sarà un calo naturalmente nell'utilizzo del trasporto pubblico, però ci sarà presumibilmente anche un miglioramento nella qualità dell'aria per quei mesi in cui siamo stati forzatamente chiusi in casa e d'altronde questa è una situazione verso la quale si sta tornando, almeno in alcune regioni come la Lombardia, dalla quale vi parlo. Ci sono a questo punto gli aspetti drammatici, ci sono le occasioni, si riparte anche se non soprattutto dalle città con progetti guida con parole forti che non sono solo slogan come quelle delle città in 15 minuti, cioè i progetti che vogliono portare ai cittadini la possibilità di poter usufruire in 15 minuti di tutti i servizi che vengono offerti dalle città stesse. Esco da casa in 15 minuti, raggiungo tutti i servizi che mi interessano per quanto riguarda l'istruzione, la pubblica amministrazione, gli svaghi e così via. A questo punto direi che la parola può passare a Paola De Micheli, ministra delle infrastrutture e dei trasporti, e naturalmente a lei ci rivolgeremo con un riferimento a quanto sta succedendo in questo momento, a quanto le città potranno essere un esempio anche di cambiamento, un cambiamento
investimento in buona parte imposto proprio dalla pandemia. Non so se il ministro mi sta ascoltando in questo momento, penso di sì. Buongiorno, buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno. Noi abbiamo parlato delle città come fattore di cambiamento, di occasioni che si e insegnamenti che si possono ricavare da questa gravissima crisi. La settimana scorsa il Sole 24 Ore, parlando del recovery plan italiano, ha detto che da parte del governo, da parte di vari ministri, il ministro Costa, è stato preso un impegno per spendere 76 miliardi per la transizione verso l'economia sostenibile. Recentemente è partito un bando da 850 milioni per la rigenerazione urbana e il recupero delle periferie, 850 milioni che dovrebbero premiare progetti che mettono in campo ulteriori piani per naturalmente sviluppare cifre molto superiori. Ecco, Ministro, la città come motore per ripartire, per ripartire meglio, con soluzioni anche, come si suol dire, green, ecosostenibili. A lei pongo questo tema. Sì, grazie, grazie per questa occasione, grazie per il grande lavoro che viene sviluppato sul rapporto, ovviamente, ma non solo ovviamente sul rapporto, ma un grande lavoro culturale di approfondimento, anche di innovazione tecnologica che grazie a Lega Ambiente diventa oggetto e soggetto di discussione pubblica e che quindi consente anche alle istituzioni di avviare fasi di progresso, di avanzamento anche rispetto ad alcune scelte che noi ci siamo ritrovati da parte del passato e che abbiamo inevitabilmente ereditato. Noi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo provato in questo anno e qualche mese ad avere un approccio sulle nostre decisioni che incrociavano le scelte infrastrutturali e quelle trasportistiche multidimensionale. Perché il presupposto di partenza delle nostre scelte è quello di provare a ridisegnare ogni decisione attorno alla qualità della vita delle persone. La vera misura del risultato delle nostre scelte sarà quella di poter dimostrare che nei luoghi dove le nostre scelte si sono compiute, in accordo ovviamente con i territori, la qualità della vita delle persone sarà migliorata. Questa sarà la cartina di tornasole del successo e dell'insuccesso. E quando parlo di qualità della vita, ovviamente la multidimensionalità assurge ad un ruolo strategico, perché non saranno solo i numeri del PIL a determinare il risultato o meno di questo grande investimento, ma saranno appunto anche numeri che misurano condizioni diverse, come sono i numeri che hanno misurato il vostro rapporto. Perché stilare una classifica di questo tipo del panorama urbano del nostro paese parte da presupposti che non sono soltanto presupposti di natura macroeconomica, ma che hanno, a mio avviso, nella lettura che ho fatto della sintesi del rapporto, esattamente lo stesso misuratore che abbiamo definito noi. Rispetto a questo, ovviamente, poi dalla enunciazione dei principi e delle ragioni per le quali si vogliono prendere delle decisioni, poi bisogna dare seguito con atti che sono, sulla base della maturazione delle scelte, o atti di programmazione o atti già, diciamo così, di natura esecutiva. Ecco, noi fin dall'inizio, con la legge di bilancio dell'anno scorso, citava lei il progetto, il piano di rinascita urbana, abbiamo deciso di concentrarci anche in questo caso in termini di multidimensionalità sulla dimensione urbana, partendo dalle questioni che riguardano la casa. È ormai patrimonio condiviso da parte di tutti coloro che si occupano di questo settore che mancano 650.000 alloggi per garantire a tutte e a tutti una un'esperienza abitativa di qualità, e per
rispondere a questa esigenza, noi avevamo già nelle nostre disponibilità il fondo per l'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo sbloccato le risorse che venivano da leggi di bilancio precedenti, le abbiamo assegnate, ma ritenevamo quello strumento non ancora sufficiente per rispondere a questo tema della multidimensionalità. E per questa ragione abbiamo costruito il piano di rinascita urbana. Lei ha citato la pubblicazione del decreto attuativo. Cos'è questo piano? È un piano finanziato con 850 milioni, per il quale abbiamo chiesto risorse aggiuntive su recovery, e quando avremo definito il piano nazionale sapremo quante sono le risorse realmente assegnate, che si rivolge a un piano che si rivolge alle città sopra i 60.000 abitanti, che hanno quindi dimostrato, diciamo così, situazioni di stress abitativo piuttosto importante. Attorno alla costruzione di nuove, senza consumo di nuovo suolo, ma quindi ridefinendo immobili che sono già presenti in queste aree, quindi attorno alla costruzione, all'aumento della disponibilità di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso la ristrutturazione o appunto il cambio di destinazione d'uso di immobili presenti nelle periferie, attorno a questo nucleo che è il tema della casa per rispondere ad un bisogno primario delle persone e delle famiglie, noi abbiamo immaginato un progetto più ampio che vada nella direzione del recupero di interi quartieri o di interi pezzi di quartieri. E quindi il punteggio di quella graduatoria che poi emergerà alla fine di questo percorso di presentazione dei progetti da parte delle città sarà incrementato se ci saranno in questi progetti anche interventi per la realizzazione in queste aree spesso che rappresentano spesso, diciamo così, una periferia sociale delle nostre città, se ci saranno luoghi per la cultura, destinati alla cultura, luoghi di scolarizzazione, luoghi per lo sport, luoghi di aggregazione per le fasce più fragili della società, e se queste aree della città verranno rafforzate con investimenti di natura immateriale, penso per esempio a tutta l'infrastrutturazione della banda larga, e dall'altra parte con un potenziamento dei servizi di mobilità. Spesso la periferia sociale è anche dovuta al fatto che queste aree sono poco collegate con tutto il resto della città, penso soprattutto in questi casi a situazioni molto chiare che avvengono nelle grandi città urbane, nelle grandi concentrazioni urbane del nostro paese. Ecco, ovviamente il punteggio crescerà anche se, oltre alle risorse pubbliche, le città dimostreranno di essere capaci anche di attivare risorse economiche private, immobili privati, e se riusciranno ad attivare anche l'attenzione delle regioni, che potranno esprimere delle priorità anche di natura finanziaria stanziando delle risorse aggiuntive su questo piano. Noi riteniamo che questo nel medio periodo, quindi diciamo nell'arco di un quinquennio, se finanziato a dovere, possa essere un piano che possa rispondere a circa la metà del fabbisogno abitativo attuale. Ma poiché noi siamo in una condizione emergenziale molto importante, nel 2020 per il subito, cioè per la risposta subito all'emergenza della casa, abbiamo stanziato 220 milioni. Diciamo una risorsa, risorse particolarmente ingenti rispetto agli stanziamenti del passato per il fondo affitti, e già nella legge di bilancio che andrà alla Camera questa settimana noi abbiamo previsto ulteriori 160 milioni per il fondo affitti per il 2021. L'altra grande diciamo così, operazione che noi vogliamo fare sulle città è quella legata alla mobilità. Ora, noi ereditiamo due piani di investimento sulla mobilità urbana molto importanti, uno che è relativo alla sostituzione di tutti i bus per riuscire ad avere nel prossimo triennio nelle città tutti i bus ambientalmente sostenibili, che quindi si caratterizzino per l'abbandono, diciamo così, del diesel e per l'implementazione di altre tipologie di propulsione. Però è del tutto evidente che questa operazione, che ad oggi cifra 3 miliardi, cioè noi oggi abbiamo distribuito 3 miliardi alle città, si sposa con l'altra operazione finanziata per 8 miliardi che noi stiamo progressivamente distribuendo alle città, perché noi finanziamo i progetti che le città hanno su trasporti rapidi di massa, cioè per rafforzare sottoterra e sopraterra gli investimenti di trasporto pubblico locale con tranvie, filobus, con tutta una serie di progettualità che devono essere in alcuni casi realizzate ex novo e in altri casi noi invece
il completamento di queste attività. Abbiamo già distribuito 2 miliardi e mezzo di questi 8 miliardi e progressivamente ogni 6 mesi riapriamo i bandi per consentire alle città di realizzare i progetti, di confrontarsi con noi affinché i progetti abbiano quella sostenibilità e quelle caratteristiche di sostenibilità che prevede la legge. Però mettere 12 miliardi sul trasporto pubblico locale in termini di investimenti e confermare, oltre che i 5 miliardi del fondo del TPL per la parte gestionale, diciamo così, più i 900 milioni che abbiamo messo quest'anno, più i 300 milioni che abbiamo messo per i servizi aggiuntivi legati alla pandemia. Oggi come oggi, se noi questa mole di risorse la destiniamo alle città senza cambiare i criteri e i modelli organizzativi del trasporto pubblico locale, noi corriamo il rischio che queste risorse, pur utili, assolutamente utili, anzi necessarie, per l'impatto ambientale, per la qualità del viaggio, per la qualità della vita delle persone, non possono sprigionare tutta la loro potenza, perché gli investimenti devono avere un target finale di risultato e quindi a tutta questa mole di investimenti, fronte investimenti e risorse, diciamo così, che sostengono le aziende di trasporto pubblico locale, noi dobbiamo inevitabilmente, inequivocabilmente, anche alla luce di quello che è successo durante la pandemia, perché il velo sulle inefficienze del trasporto pubblico locale è stato svelato, noi dobbiamo intervenire con una forma, con una riforma che consenta non solo di avere i mezzi migliori, aggiuntivi, ma di permettere alle persone che su quei mezzi devono vivere meglio, perché se noi fra 3 anni, fra 5 anni abbiamo un sistema tranviario di filobus delle città molto strutturato, molto capillare, molto radicale, abbiamo tutti i bus elettrici piuttosto che a idrogeno, ma le persone continuano a viaggiare male, imbottigliate negli orari di punta e avendo, diciamo così, una qualità del viaggio che rende la loro vita non migliore ma comunque uguale a prima, ok, vuol dire che noi non abbiamo raggiunto completamente quell'obiettivo di multidimensionalità del piano delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi è del tutto evidente che noi dobbiamo intervenire rapidamente con una riforma. L'ho detto l'altro giorno nella riunione con i presidenti di regione, perché noi nell'ultimo decreto, il decreto Ristori 2, anticipiamo l'appostamento di ulteriori 300 milioni oltre ai 5 miliardi che ci sono a regime del fondo TPL, ma quei 300 milioni li mettiamo dentro ad uno schema che ci porti rapidamente nei prossimi 4 mesi ad affrontare la riforma del modello organizzativo del trasporto pubblico locale, che sarà un punto qualificante insieme alle risorse. Non dimentichiamoci mai che la modernità, con l'utilizzo delle tecnologie, con l'utilizzo degli strumenti, mettendoli insieme a strumenti finanziari potenti, può consentire ovunque di migliorare la qualità della vita, anche nelle città che nel vostro rapporto si sono, diciamo così, qualificate. Noi dobbiamo però vincere la resistenza conservatrice rispetto al modello di organizzazione del trasporto pubblico locale, perché c'è una resistenza all'immutabilità del sistema, lo abbiamo visto, no? Anche in questo tempo di Covid, quanta fatica per modificare le tratte, modificare le frequenze, a fronte di sistemi che sono comunque semirigidi, perché il trasporto pubblico locale è un sistema semirigido, ma abbiamo visto che ci sono state anche delle resistenze culturali. La riforma serve per scardinare questo. Non dimentichiamoci che oggi il modello organizzativo risale al 1997, quella è l'ultima riforma. Siamo abbastanza d'accordo tutti vivendo nelle città che il mondo è radicalmente cambiato e deve cambiare anche il modo di muoversi. Oltre a questi due piani che sono finalizzati direttamente, diciamo così, sul fronte della qualità del vivere e dell'abitare dentro alle città, poi ci sono alcuni piani che si muovono invece sul fronte delle connessioni con le città e quindi di ciò che accade fuori dalle città, ma che può garantire di vivere meglio nelle città. Ne cito due che mi sono particolarmente, diciamo così, che mi stanno particolarmente a cuore, che sono dentro al piano Italia Veloce e che saranno ovviamente finanziati nell'ambito dei recovery. Io di cifre non ne do, perché siamo ancora nell'ambito ovviamente di una valutazione tra ministeri e di una valutazione dentro il governo, quindi poi le cifre le assesteremo quando sarà presa la decisione finale. Però ci sono due piani per me molto importanti: tutto il piano Invasi,
che prevede anche il commissariamento di una serie di opere finalizzate all'utilizzo dell'acqua, che per le quali sono stanziati soldi da molti anni, risorse da molti anni non sono stati utilizzati. La risorsa idrica, che è, diciamo, che prevede investimenti che sono molti, in molti casi fuori dalle città, perché la nostra delega non entra nella rete idrica delle città, la delega del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma è del tutto evidente che l'ottimizzazione e il risparmio della risorsa idrica determina anche nei momenti più faticosi, non dimentichiamoci che noi in questo paese abbiamo avuto anche delle crisi idriche in anni molto recenti, penso alla vicenda di Roma di qualche anno fa, ecco. Il tema utilizzo del miglior utilizzo dell'efficientamento e l'utilizzo della risorsa idrica passa anche attraverso il piano invasi del Ministero delle Infrastrutture, e noi su questo facciamo un investimento davvero unico nella storia del nostro Ministero e nella storia probabilmente del Paese, anche utilizzando i poteri commissariali, perché laddove ci sono soggetti attuatori che non spendono i soldi stanziati da 5 anni, noi interveniamo per poterci consentire a quei territori di avere questo livello di investimento. E diciamo che 5 anni sono abbastanza, no? per riuscire a fare qualcosa. Sono soldi che sono stati appostati 5 anni fa, che non sono stati spesi, e quindi noi dobbiamo intervenire affinché questi progetti vengano realizzati. Perché per 5 anni il Ministero. Soprattutto perché sono opere che non sono di dimensioni, cioè non è la Napoli-Bari. Ok? Sono opere, queste che finanziamo noi, che sono di medie dimensioni, che quindi in termini di complessità, sia progettuale che autorizzativa che realizzativa, hanno una complessità bassa, medio-bassa, e quindi vanno fatte. Non ci sono scuse, diciamo, dietro alle quali ci si può nascondere. Ultima questione, e vado verso la fine perché ho capito che ho sforato, cosa che quando parlo di queste cose mi appassionano moltissimo, ovviamente mi accade molto spesso, però non essendo in presenza non ho nessuno che mi dà un calcio nella gamba per dirmi taglia. Non quindi. Mi permetterei mai. Insomma, vabbè, capisco che insomma non vorrei che poi coloro che ascoltano risultassero poi annoiati da questo intervento, ma un punto sul tema della intermodalità e del grande investimento sul ferro lo voglio fissare. Guardate, questa qui non è la mania, diciamo così, di una persona che vive dentro alla dimensione, diciamo, dei trasporti nel loro insieme, ma è del tutto evidente che il piano Italia Veloce, che vuole consentire all'80% degli italiani di vivere fra 10 anni a meno di un'ora da una grande infrastruttura ferroviaria, che vuole trasformare la ferrovia in uno strumento di trasporto capillare anche nei territori delle aree interne del sud, è un piano che è studiato e ragionato oltre che per la sua sostenibilità ambientale, oltre che per il fatto che consentirà alle merci, quindi alle imprese, di essere più competitive sul fronte del trasporto. È un piano che è studiato soprattutto per vincere le disuguaglianze figlie della tirannia della distanza che si sono determinate con il basso livello di investimenti che in questi anni sono stati destinati al sud e sono stati destinati alle aree interne. Quel piano Italia Veloce, per il quale non entro nel merito, è ovviamente uno degli strumenti veri che noi abbiamo per combattere la tirannia della distanza, che è la madre della disuguaglianza che si è determinata. Non entro sul piano ciclovie perché credo che avremo un'altra occasione pubblica per entrare nel merito. Sappiate che il nostro piano, che oggi è finanziato con 220 milioni, ovviamente sarà oggetto anche di richiesta di risorse dei recovery, sia diciamo così, integrato con norme del codice della strada per aiutare le città a potenziare il sistema cicloviario, sia per costruire una grande rete di ciclovie nazionali che avrà anche non solo un impatto sulla qualità del vivere, ma anche un grande impatto turistico, perché ormai in tutti gli stati del mondo si dimostra che una grande rete cicloviaria è anche capace di attrarre turismo e turismo di qualità. Spero di aver dato comunque non tanto una panoramica delle misure, ma una panoramica dei valori e della politica, della visione della società dietro a quelle che poi, strada facendo, saranno le scelte. Grazie. Grazie a lei, grazie onorevole De Micheli. È vero che ha sforato, però ci ha detto tante cose interessanti, quindi la ringraziamo di cuore e vorrei fare un primo punto, le cose che abbiamo sentito in ordine alla casa, alla mobilità, le risorse idriche, con Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. Sì,
Per adesso non riusciamo a sentirla bene. Per ora no, molto a scatti. Lei riesce a sentirmi? Io no. Va bene, allora procediamo come diciamo così, come da scaletta, e dopo l'onorevole De Micheli do il benvenuto a Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, una città che per quanto riguarda la mobilità sostenibile è sicuramente una città che può fornire un esempio sotto diversi aspetti, tant'è vero che risulta tra le prime 10 sia come passeggeri del trasporto pubblico sia come offerta di trasporto pubblico sia anche per quanto riguarda le piste ciclabili. È una città attorno ai 200.000 abitanti, io credevo un po' sotto, ma credo che li abbia appena superati, sindaco, che si è dotata di una metropolitana, e questo credo che sia un caso abbastanza raro in Italia, quindi certamente dobbiamo parlare con lei di mobilità. Innanzitutto direi però dobbiamo parlare di questo momento della pandemia, del lockdown che ha raggiunto anche Brescia come tutta la Lombardia, di Brescia che così come Bergamo e così come altri territori più piccoli che forse sono stati citati meno perché hanno avuto dei numeri assoluti meno grandi come Cremona, Piacenza e Lodi, hanno vissuto in pieno questo dramma e hanno pagato un tributo molto alto. Anche qui c'è la situazione odierna, ci sono immagino anche delle ricette sul piano della sostenibilità per provare a uscire dalla pandemia avendo imparato qualcosa. Metta la voce. Intanto grazie per questo invito. Devo dire che il report sull'ecosistema urbano di Legambiente è sempre uno stimolo molto forte per noi ed è uno stimolo che noi riteniamo di dover seguire con molta attenzione. La nostra città ha scalato nel tempo la classifica dell'ecosistema urbano, ma quello che conta di più è che si è data una pianificazione, una programmazione di miglioramento. Perché quello che conta di più nell'amministrazione pubblica è assolutamente la pianificazione. Cioè non si improvvisa di anno per anno e non si improvvisano i risultati nel tempo brevissimo del tempo. Bisogna darsi il tempo giusto e dobbiamo darci anche delle politiche di investimento e di sostenibilità degli investimenti nel tempo medio. Ed è un po' quello che abbiamo fatto, sia sotto il profilo della mobilità urbana, su cui poi tornerò, sia sotto il profilo della riduzione del consumo di suolo attraverso la pianificazione urbanistica, sia attraverso un salto, fortunatamente negli ultimi anni, sulla percentuale di raccolta differenziata e sul tendenziale riduzione della quantità di rifiuto prodotto. Abbiamo ancora alcune criticità evidenti, ma quello che conta è il cammino. E il cammino è esattamente questo. Le città hanno bisogno di una nuova sostenibilità ambientale e questa sostenibilità è data da più fattori, dal fattore della mobilità pubblica, dal fattore delle aree verdi e di mitigazione ambientale destinate ad una sicurezza, ad una certezza dal punto di vista della pianificazione urbanistica, è determinata da un controllo molto attento sulle emissioni nell'aria, sia dal punto di vista della produzione industriale, sia dal punto di vista ovviamente della circolazione dei veicoli, ed è ovviamente dettata anche da una forte consapevolezza dei cittadini di quanto conterà sempre di più nel futuro avere comportamenti virtuosi. Non è semplice, non è facile, ma noi dobbiamo essere ottimisti, perché la consapevolezza della nostra collettività cresce di anno in anno. Tutti noi capiamo che dobbiamo lasciare in eredità alle generazioni future dei risultati migliori. Detto questo, entro nel merito.
Sulla mobilità pubblica Brescia ha da tempo investito, ha investito non solo sulla gomma, ma ha investito anche sulla metropolitana leggera. Noi siamo l'unica città di media dimensione ad avere una metropolitana leggera automatica e ci apprestiamo a depositare una richiesta per finanziamento allo Stato per un progetto di tram di superficie, in modo tale da avere una sostanziale integrazione del sistema, a prevalenza su ferro, per cui l'obiettivo è quello di superare nel tempo la gomma. Ci siamo anche dati un obiettivo strategico, che è quello di connettere tutta la rete di ciclopedonalità nella città in sicurezza. Stiamo investendo moltissimo, credo che l'anno prossimo questi investimenti si vedranno anche in evidenza sul report dell'ecosistema urbano. Non l'abbiamo inseriti nel 2019 perché la maggior parte degli investimenti sulla rete ciclabile sono stati collaudati e vengono collaudati nel 2020, ma il senso è esattamente questo: permettere ai cittadini di avere una modalità diversa di muoversi, cioè non solo con l'auto privata, ma soprattutto col mezzo pubblico e con la mobilità dolce. Per darvi una misura, Brescia è passata da 41 milioni di passeggeri sul trasporto pubblico nel 2013 a 56 milioni di passeggeri nel 2019. Questo per dirvi il cammino che abbiamo fatto, un cammino molto oneroso, molto costoso. E io voglio dire, visto che c'è anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti in Italia, che non è sufficiente il fondo sul trasporto pubblico, perché un conto è investire, è un conto è gestire e mantenere il sistema, e tutti noi sindaci siamo esattamente consapevoli che oggi è entrato in crisi questo equilibrio, perché questo equilibrio necessita di avere dei fondi adeguati che arrivano da Roma, poi passano attraverso le regioni e poi ovviamente vengono integrati dal sistema degli enti locali. Brescia integra in maniera molto consistente il proprio fabbisogno di gestione caratteristica sulla mobilità pubblica, ma questo è un'eccezione, non può essere l'ordinario dei comuni, tant'è che la maggior parte dei comuni non riesce ad integrare risorse. Questo è molto importante, al di là del fatto che noi abbiamo un sistema abbastanza efficientato, perché quel equilibrio del 40% di copertura dei ricavi dovuto alle tariffe, cioè al biglietto, noi l'abbiamo superato. Quindi non è questo, è che se vogliamo un sistema efficiente dobbiamo investire in questo sistema, non solo nell'impiantistica, non solo nelle infrastrutture, ma anche poi nella gestione caratteristica. L'altra grande questione che emerge, che vorrei sottolineare da questo report, è l'esigenza di un investimento straordinario sul tema dell'acqua, quindi contro la dispersione dell'acqua pubblica e a favore della depurazione. Sono due grandi temi, tutte e due centrali. Il recovery ci può venire in grande aiuto, perché si calcola che servano almeno 100 miliardi di euro per efficientare il sistema, ovviamente del sistema dell'impiantistica dell'acqua in Italia. E noi, che siamo una città che ha una dispersione di circa il 30%, ci siamo dati l'obiettivo entro il 2026 a portarla sotto il 20% per diventare una delle migliori pratiche italiane. E non siamo nella media, siamo in una media buona, perché oltre il 45% dell'acqua in Italia viene dispersa ed è veramente un scandalo che va assolutamente corretto. Altra cosa è il tema della rigenerazione urbana. Quante volte i sindaci si trovano di fronte a questo grande tema che ha bisogno di una nuova disciplina legislativa? Cioè, cosa accade? Un'ex area industriale, un'ex area dismessa, che deve essere trasformata urbanisticamente, sconta inevitabilmente la sua destinazione. Bisogna fare come in Germania: in Germania viene incentivata la trasformazione anche di ex aree industriali in destinazioni a verde, in destinazioni addirittura agricole. Quindi noi abbiamo bisogno di incentivare, di sostenere queste politiche che possono invertire in maniera radicale la tendenza. Noi a Brescia abbiamo fatto un'operazione, per esempio, la cosiddetta Parco delle Cave, per cui l'anno scorso siamo stati riconosciuti da Lega Ambiente come un esempio positivo. Tutte le zone, per esempio, di escavazione delle cave, di escavazione, anziché essere poi restituite a rischiose discariche, debbono essere tolte dal sistema e restituite alla mitigazione ambientale. Queste politiche hanno bisogno di essere sostenute, noi siamo riusciti a farlo perché c'era una evidente esposizione per multe da parte degli escavatori, e questo ha permesso a noi di acquisire quelle aree e far diventare un'area di oltre 2 milioni di metri quadri
oggi di proprietà pubblica a destinazione verde. Ma sono politiche che da soli gli enti locali, se non sono sostenuti anche da un quadro normativo, legislativo e da un sostegno adeguato, non ce la fanno. Da ultimo, noi rimaniamo una città critica per la condizione dell'aria, quindi ossido di azoto, PM10, PM2,5, in miglioramento negli anni, ma non in maniera radicalmente invertita. E questo perché noi siamo una grande macroarea. Ecco perché gli investimenti sulla mobilità pubblica, ecco perché occorre una pianificazione regionale e anche sovraregionale. Io penso per esempio alla pianura padana, alla Lombardia, al Piemonte, al Veneto, che insieme all'Emilia Romagna possono rappresentare un'area in cui serve una strategia comune, non affidata a ogni singola regione, tantomeno affidata a ogni singolo comune. Occorre una grande strategia comune perché noi dobbiamo invertirla in maniera radicale quella tendenza, e ci vorranno anni per invertire questa tendenza, perché siamo, per ragioni anche orografiche, in una situazione abbastanza complessa. Quindi abbiamo tanti spunti, elementi che ci fanno riflettere da questo ecosistema urbano, sapendo che ce la possiamo fare. Cioè, io sono un ottimista. Credo che, come emerge anche dal report, se le politiche degli enti locali vanno tutte nella stessa direzione, cioè in un miglioramento graduale e progressivo, e ci diamo anche il tempo per raggiungere e le risorse per raggiungere, l'Italia può fare nei prossimi anni un cammino da gigante. C'è la dimostrazione che le città ce la possono fare. Grazie, Sindaco. In effetti lei ci ha fatto un quadro della situazione realistico, e per fortuna all'interno di questo realismo ha dimostrato anche un certo ottimismo, però bisogna che tutte le componenti si muovano in una certa maniera. E adesso, tornando a parlare, ripristinando il collegamento con Stefano Cafani e ringraziando ancora Emanuele Bono, sindaco di Brescia, diciamo, Presidente, che abbiamo Se solamente per l'acqua servirebbero 100 miliardi, è chiaro che diventa molto importante intanto spendere bene quei miliardi che sono stati in forme diverse messi a disposizione e che dovranno essere impegnati dall'Italia grazie a uno stanziamento europeo. Quindi diamo per una prima volta la parola a Stefano Cafani e poi proseguiremo con gli altri amministratori locali. Sì, grazie Giacomo, spero che mi sentiate adesso. Molto bene. Perfetto, assolutamente sì. Il problema sta nel fatto che le risorse europee del Next Generation EU previste per l'Italia sono importanti, ma non sono infinite. Bisognerà fare le scelte giuste, bisognerà puntare sulle priorità, che è quello che stiamo chiedendo al governo con i vari incontri ovviamente informali, ma anche con gli incontri pubblici in cui li coinvolgiamo, perché possono finire velocemente anche 209 miliardi di euro, visto la situazione in cui si trova il paese. Molto velocemente, perché poi tanto interverrò nelle conclusioni, voglio ringraziare il sindaco Del Bono. Lo voglio ringraziare perché noi oggi avremmo dovuto presentare questo rapporto a Brescia. Avevamo scelto Brescia per tanti motivi, volevamo farlo in una delle città simbolo della prima ondata del Covid-19. Oggi sappiamo che il problema è diventato molto più ampio anche in Lombardia, insomma è cambiato completamente lo scenario. Ovviamente non è stato possibile presentarlo a Brescia, ma insomma l'idea è quella di farlo sediamo il prossimo anno, speriamo che riusciamo, che ci siano tutte le condizioni fra un anno, e facendolo in presenza e facendolo con tutte le attenzioni del caso, ma in presenza. Ricordo una cosa che il sindaco ricorderà molto, molto bene. Noi, l'ultima iniziativa pubblica che ho fatto prima del lockdown l'ho fatta a Brescia con il sindaco Del Bono. Era la fine di febbraio. E è stata un'iniziativa molto importante perché parlavamo dei temi su cui interveniva anche adesso Emilio Del Bono. Insomma, è stata un'iniziativa in cui abbiamo presentato, perché insomma, come sempre, facciamo un lavoro di grande proposta, oltre che di pressione, anche di poste concrete. Insomma, in quell'occasione abbiamo presentato le 5 azioni per l'area di Brescia,
un lavoro importante che adesso avrà una serie di passaggi istituzionali, insomma andrà in consiglio comunale, insomma ovviamente per noi è importante che tutto questo arrivi poi a un punto di caduta anche in giunta con le azioni concrete, insomma, e avevo promesso al sindaco che sarei tornato a Brescia e quando avremmo in qualche modo discusso della messa in pratica le nostre proposte, insomma speriamo di non dover tornare solo fra un anno, ecco, per ecosistema urbano, ma speriamo di farlo prima, perché ovviamente l'area della pianura padana ovviamente ha problemi storici, geografici, orografici, insomma è importante che si faccia interventi concreti, e sugli interventi per ridurre l'inquinamento atmosferico nel nord Italia, nella pianura padana, su cui ovviamente c'è un conflitto con l'Europa, bisogna ricordarlo, saranno fondamentali anche le risorse che arriveranno dal governo italiano e quindi una parte delle risorse del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie al sindaco Del Bono. Grazie a voi davvero. Grazie al sindaco, grazie a Stefano Ciafani per questo primo intervento, e credo che ora possiamo metterci in contatto con Paolo Zanella. Eccolo, buongiorno. Buongiorno assessore, l'assessore alla transizione ecologica, alla mobilità, ai beni comuni di Trento. Intanto ci sono i dovuti complimenti a questa amministrazione, a quella che l'ha preceduta, perché Trento si conferma prima città in Italia in quanto a ecosostenibilità. Ricordiamo questo terzetto in testa, Trento che aveva già vinto anche l'anno scorso, Mantova che a cui possiamo anche riconoscere un secondo posto veramente importante, nonostante tra virgolette l'handicap di essere in pianura padana, cosa che per certi aspetti certamente non aiuta, ad esempio per la qualità dell'aria in generale, e al terzo posto, mentre Mantova si conferma seconda, al terzo posto c'è un nuovo ingresso, che è quello di Pordenone, zona non troppo lontana da Trento, in un nord-est che evidentemente sa comportarsi bene. Ha parlato il sindaco Del Bono di dispersione di acqua, bisogna citare Pordenone anche perché, pur essendo una città molto ricca di risorse idriche e quindi una città che potrebbe tendere anche a lasciar perdere qualcosa, in realtà è la città con la minore dispersione di acqua dalla propria rete, solo l'11,3%. Però adesso parliamo di Trento, le sue deleghe, assessore, praticamente aprono l'intero scenario di uno sviluppo ecologico di una città, ripeto, transizione ecologica, mobilità e beni comuni. Intanto però le chiederei una riflessione anche sul tema delle periferie, di cui si parla parecchio, ricordiamo quell'intervento rimasto nella memoria di molti, ad esempio da parte di Renzo Piano, quando parlava di rammendo delle periferie. E quando si parla di periferie non bisogna pensare solo a città necessariamente grandi, a metropoli, ma anche a città medio-piccole come la vostra. Mi pare l'anno scorso proprio si era parlato in un servizio del Sole 24 Ore che riguardava la fermazione di Trento nel 2019 di questo quartiere di Torri di Madonna Bianca, mi corregga se sbaglio, e quindi le chiedevo qualcosa su questa tema delle periferie e poi di parlare anche del modo in cui Trento si muove sul piano dell'ecosostenibilità. Bene, grazie a lei, grazie al Sole 24 Ore, a Lega Ambiente e Ambiente Italia per aver organizzato questo momento e prodotto questo report sugli ecosistemi urbani, che diventa veramente una guida anche per le città, anche città come la nostra che sono ai vertici degli indicatori dell'ecosostenibilità, diventano comunque uno strumento utile per capire quali ambiti andare a migliorare. E lei mi pone il tema innanzitutto delle periferie. Il tema delle periferie è un tema che è complesso in tutte le città, credo, è complesso anche nella nostra, che è una città arcipelago fatta di tanti piccoli sobborghi, tanti piccoli paesi che fanno parte
del nucleo urbano di Trento, e è un tema che abbiamo portato avanti noi come coalizione, che ha vinto le elezioni un mese fa, subentrando a quella che ha fatto evidentemente un ottimo lavoro in tema di sostenibilità ambientale. Abbiamo portato avanti durante la campagna elettorale perché ci sembrava importante rimettere al centro le periferie. Le periferie sulle quali si è lavorato in questi anni, si è lavorato con un lavoro, come diceva lei, di ricucitura urbana, ma sulle quali c'è evidentemente intenzione di lavorare anche in quell'ottica della città del quarto d'ora, dei 10 minuti in una città piccola come la nostra, facendo in modo che anche le periferie possano avere quella sostenibilità sociale e economica anche che si meritano. E per fare questo credo che si debbano sfruttare le occasioni che passano poche volte nella vita di una città. Credo che quella di visione che l'Unione Europea sta portando avanti, questo cambio di passo che c'è stato a causa purtroppo del Covid, se vogliamo, ma vediamola dal punto di vista positivo, questa grande occasione del Recovery Fund che arriverà appunto nel nostro paese con delle risorse, con un'iniezione di risorse importanti, ci permetterà comunque di riqualificare le periferie. L'importante è che questo avvenga all'interno di un disegno ben preciso, che è quello appunto della sostenibilità a 360 gradi, quindi sostenibilità sicuramente ambientale, ma che si collega con la sostenibilità sociale, che è un altro dei temi appunto per il quale sono stati stanziati i fondi europei, e la sostenibilità economica. E quindi che anche questo Green New Deal diventi uno strumento di rilancio economico per il paese. Credo che ci sia anche da ragionare molto su questo. Il tema delle torri di Madonna Bianca che lei ha citato prima, su quel tema che sono degli edifici di 13 piani di architettura degli anni 70, è stato un esempio di architettura popolare di quegli anni, un esempio che è stato studiato anche importante, e su quelle torri c'è un progetto di riqualificazione di 3 di quelle torri in senso proprio di sostenibilità. È un progetto europeo all'interno del fondo Horizon 2020, e che prevede appunto una riqualificazione per migliorare appunto la sostenibilità energetica di quelle torri, ma anche per un progetto in qualche modo di miglioramento delle condizioni abitative e sociali di quel quartiere. E credo che oggi, in quell'idea appunto di città dei 10 minuti del quarto d'ora che credo vada perseguita, e si debba, chiudendo anche il cerchio di quello che è successo col Covid, che ci ha portato a un lavoro agile improvvisato, invece sviluppare forme di smart working intelligente che prevedano all'interno di quei quartieri, di quelle aree, delle zone di co-working, di socialità, ma che permettano alle persone di spostarsi meno, perché non possiamo pensare di lavorare solo sull'infrastruttura e sui mezzi di trasporto per rendere le città sostenibili, ma dobbiamo anche cercare di limitare gli spostamenti laddove possibile. Noi sappiamo che la principale causa di spostamenti è quella lavorativa. Trento è una città che, seppur appunto ai vertici, come ci avete dimostrato misurandolo delle classifiche sulla sostenibilità, è una città che ha una congestione, per essere una città di 118.000 abitanti, una congestione di traffico molto molto importante. Abbiamo 100.000 macchine che ogni giorno entrano in città, oltre a quelle che già circolano, e quindi credo che uno dei temi sia quello appunto di cercare di limitare gli spostamenti e di migliorare quelli che invece avvengono. Per questo a Trento il grande progetto di questa amministrazione è quello di un grande vettore di superficie che attraversi la città. La nostra città si sviluppa da nord a sud su un'unica direttrice prevalente, e quindi pensare appunto di migliorare uno di quelli che sono anche gli indici, oltre alla congestione del traffico, uno degli indici che ancora non è buono nella nostra città, che è quello della qualità dell'aria. Non siamo in pianura padana, ma siamo in una conca
orograficamente siamo penalizzati anche noi, quindi spostare parte del traffico su una linea tranviaria per una città appunto che si sviluppa su un'unica direttrice potrebbe essere una delle soluzioni, assieme all'efficientamento energetico delle abitazioni e degli edifici, e sappiamo insomma che col bonus 110 in qualche modo avremo diversi edifici che verranno efficientati, questo appunto per contenere l'inquinamento dell'aria. E poi è evidente che una città come la nostra debba, che è circondata dal verde, come avete anche voi misurato, debba investire anche, e ci sono progetti in ballo, su un altro tema che non è stato toccato ma che è importante, che è quello della conversione dell'agricoltura al biologico. Noi siamo una città siamo il più grande comune agricolo della nostra provincia. Anche su questo credo che ci siano grandi possibilità di sviluppo lavorativo in senso sostenibile. A Trento abbiamo un progetto importante che è quello di nutrire Trento per anche qua ridurre la filiera per la filiera corta alimentare, quindi un progetto campagna cibo città a sostegno appunto della zona urbana, e che tutto questo, tutto il pensiero che muove appunto, che ci muove verso una sostenibilità ambientale, debba collegarsi appunto, come dicevo, a una sostenibilità sociale, e che quindi in questo assessorato che è stato disegnato appunto con questa dicitura moderna di transizione ecologica, mobilità e beni, partecipazione, beni comuni, si debba muovere anche per tutti gli aspetti di rigenerazione urbana, appunto di agricoltura sostenibile, di mobilità sostenibile, attraverso anche la partecipazione dal basso, perché credo che questi cambiamenti o li accompagniamo e li condividiamo, o rischiamo, come diceva all'inizio la ministra, di produrre infrastrutture e mezzi moderni per le città, che poi questi mezzi o queste innovazioni poi non vengano utilizzate. Quindi credo che serva anche un grande cambiamento culturale che deve essere accompagnato proprio dalle singole città. Quindi Trento rimane, non ha nessuna intenzione di fermarsi, Trento è in moto per assecondare questi processi. Ricordo che come l'anno scorso la città è vicina a un 80% nella classifica dell'ambiente, quindi arriva rispetto al 100% di una città completamente ecosostenibile, non una città ideale, irreale, ma una città che potrebbe raggiungere il 100% dell'ecosostenibilità. Trento è prima con un 80%. Le volevo chiedere solo una cosa, ecco, può colpire chi ci ascolta il fatto che un capoluogo di provincia sia anche il massimo punto di diffusione dell'agricoltura all'interno della provincia stessa. Quindi questo può diventare un esempio, naturalmente poi ci sono le differenze geografiche, orografiche e così via. Nello stesso tempo quello che si può dire è che l'agricoltura può prendersi o riprendersi spazi anche nelle città, non diventando semplicemente un importante comunque sfogo e passatempo, ad esempio rappresentato dagli orti dei pensionati, ma diventando qualcosa di più importante anche dal punto di vista economico. Certo, ovviamente c'è la componente anche nella nostra città degli orti urbani, che credo comunque sia una componente oltre che di agricoltura, ovviamente in maniera limitata, è anche un esempio importante di condivisione sociale all'interno dell'area urbana. E oltre agli orti urbani, tra parentesi, ci sono anche gli orti comunitari, che sono qualcosa di un po' diverso, quindi che ha a che fare un po' con la gestione dei beni comuni, della condivisione collettiva poi dei prodotti che vengono raccolti da quegli orti, quindi sono progetti di socialità ulteriori. E credo sia importante, laddove si
si può, appunto, come diceva lei, laddove ci sono i territori, sviluppare verde urbano anche attraverso l'agricoltura. Ovviamente sappiamo che l'agricoltura di un certo tipo, l'agricoltura intensiva, diventa a sua volta generatrice di gas climalteranti, quindi anche in questo, e in questo che Trento si sta impegnando, la conversione dell'agricoltura verso modelli sostenibili, biologico e colture non monoculture intensive, credo che sia assolutamente importante. A Trento, per questo motivo, in collaborazione con l'università, noi abbiamo la fortuna, Trento forse è un'eccellenza anche per questo, la grande collaborazione del comune con l'università e con i tanti istituti di ricerca che ci sono, con l'università è nato questo progetto Nutrire Trento, che ha messo in rete i produttori con i consumatori, con i gruppi di acquisto solidale, con i negozi di vendita del biologico. In qualche modo si è costruita una rete virtuosa che sta diffondendo anche ritorno alla cultura, perché è lì che c'è il cambiamento, passa da lì, una cultura della sostenibilità anche del consumo del cibo, e quindi la filiera corta, e anche lì riducendo poi le emissioni legate al trasporto e a tutta la filiera, e quindi credo che sia una grande potenzialità laddove c'è del verde, dove c'è del terreno, per rendere anche più sostenibile la città. Io la ringrazio, Assessore. Abbiamo quindi dato il giusto spazio a chi sta in cima alla classifica, sul primo gradino del podio, e continuando il nostro cammino tra gli amministratori locali, passiamo da una città che si potrebbe definire medio piccola a una delle grandi città italiane, vale a dire a Torino, e penso che potremmo avere, eccola, buongiorno a Chiara Pendino. Buongiorno a lei, sindaco di Torino, vicepresidente di ANCI, in un territorio, in una regione che in questo momento comunque sta vivendo tempi difficilissimi anche per la pandemia, e in una metropoli, come la maggior parte delle metropoli italiane, non particolarmente brillanti per ecosostenibilità, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'aria. Io al sindaco Appendino chiederei una riflessione particolare sul 110%, su quanto questi ecobonus possono servire a rigenerare la città, dandole degli aspetti ecologici più importanti proprio nel valore degli edifici. E poi naturalmente la lascerei parlare di Torino e dei problemi che le più grandi città si trovano a dover affrontare, non solo in questo momento, ma in generale. Tanto buongiorno a tutti e a tutte, un ringraziamento particolare a Legambiente, che anche quest'anno è riuscita, grazie al supporto ovviamente di tutti i comuni, dei sindaci, delle strutture, a presentare questo report, che per noi è importante perché ci stimola a fare sempre meglio, ci stimola anche a confrontarci tra comuni. Devo dire che ANCI da questo punto di vista ci aiuta molto, per cui molte delle politiche che noi attuiamo poi nei comuni, sebbene siano diverse, perché ogni territorio ha le sue peculiarità, le sue difficoltà e anche, come dire, le sue caratteristiche, in particolare per quanto riguarda i temi della mobilità, il gruppo, mi riferisco ai sindaci metropolitani nello specifico, degli assessori ai trasporti della mobilità, si confrontano costantemente nel vedere come, quanto siano efficaci le politiche che vengono portate avanti e quanto, come dire, i cittadini e le cittadine rispondano rispetto a queste politiche. Lei giustamente ricordava che la città di Torino, l'area metropolitana, mi sento di dire, come purtroppo altre città che fanno parte del bacino padano, abbiano un grandissimo e gravissimo problema di qualità dell'aria. Io penso che, come è stato anche detto precedentemente, sicuramente l'intervento del protocollo padano, che ha previsto una serie di interventi specifici, peraltro simili su tutti i territori coinvolti, abbia aiutato in questi anni. È chiaro che quando parliamo del tema della qualità dell'aria dobbiamo, secondo me, agire su più livelli che quello che stiamo facendo anche a Torino. Il primo è certamente, come dire, il tema degli investimenti, cioè delle infrastrutture che noi andiamo a costruire.
noi come territori dobbiamo dare un'alternativa all'auto privata, cosa che grazie al lavoro anche del governo, la ministra De Micheli l'ha ricordato bene, con gli investimenti, le risorse che vengono messe a disposizione dei territori, stiamo facendo. Faccio un esempio, la città di Torino, grazie al governo, è riuscita ad avere un finanziamento importante da quasi 1 miliardo di euro per costruire una nuova linea della metropolitana che collegherà Torino Nord a Torino Sud. Stiamo cambiando i mezzi, noi abbiamo un parco veicoli molto vecchio, io ho ereditato un parco mezzi che aveva un'età media di 12 anni, quindi certamente inquinante, abbiamo messo su strada circa 150 pullman nuovi, ne stiamo acquistando altri 100 elettrici, arriveremo ad avere un parco green con un mezzo su 5 non inquinante, quindi stiamo lavorando in quella direzione. Stiamo costruendo, come stanno facendo tante altre città, chilometri di piste ciclabili. Noi porteremo la città a passare da 200 chilometri di spazi ciclabili a 300 chilometri, quindi 100 chilometri in più in questo quinquennio. E questi sono investimenti importanti infrastrutturali. Poi c'è, ed è stato riconosciuto dal Lega Ambiente, questi li ringrazio, la forte spinta verso la micromobilità, in particolare l'utilizzo di strumenti in sharing non inquinanti elettrici. A tutto questo però, come correttamente è stato detto, va affiancato un investimento immateriale, cioè quell'infrastruttura immateriale che io definisco sempre che è un approccio culturale. Cioè il tema della qualità dell'aria riguarda l'aria che noi respiriamo e quindi riguarda le generazioni future. Noi possiamo costruire chilometri di piste ciclabili, possiamo mettere pullman nuovi sulle strade, possiamo fare una serie di interventi che dobbiamo fare, di cui noi abbiamo una responsabilità politica importante nel stanziare le risorse, ma a fianco a questo c'è bisogno di un cambiamento culturale, quindi quell'investimento immateriale che faccia sì che se io posso, e sappiamo che non tutti possono, ma se io sono nelle condizioni di poterlo fare, magari per fare 800 metri lascio auspicabilmente la macchina a casa e mi sposto a piedi, o magari se ho la pista ciclabile che mi porta sul luogo di lavoro perché c'è quell'infrastruttura e sono nelle condizioni fisiche di poterlo fare, lascio l'auto a casa e prendo la bicicletta. Perché faccio questi esempi? Perché nessuna rivoluzione, come dire, può essere indifferente rispetto poi al cambio delle abitudini di ciascuno di noi. E su questo penso che anche, come dire, l'onda di giovani che abbiamo visto, non solo nelle nostre città, ma in tutto il mondo, che ha richiamato anche a una responsabilità morale, come dire, politica, e quindi chi ha una responsabilità istituzionale, sia un segno importante da questo punto di vista. Torno sul tema dell'efficientamento energetico, che era poi come dire, quello che lei poneva, e più in generale dell'effetto del bonus. Noi stiamo vedendo una risposta molto positiva, quindi questo è certamente incentivato. E devo dire che anche noi, nell'ambito del nostro recovery plan e quindi dei progetti che stiamo proponendo al governo, abbiamo posto moltissima attenzione sul tema dell'efficientamento energetico. Sapete che i comuni e gli enti pubblici hanno moltissimo patrimonio e purtroppo abbiamo pochissime risorse negli anni, per cui si fatica a fare investimenti di questo tipo. È chiaro che l'asse di Next Gen e quindi di queste risorse europee, noi stiamo chiedendo di poterlo investire proprio sull'efficientamento energetico, quindi penso ad esempio alle nostre scuole, e non solo, ovviamente gli edifici pubblici, dove c'è ampio spazio, non solo di far sì che queste siano risorse che evidentemente vengono spese sul territorio e quindi hanno un impatto economico di ripresa, economia reale importante, ma anche che permettono di raggiungere quegli obiettivi di Agenda 2030, e quindi tutti quelli legati appunto al tema energetico, ambientale, non solo, e quindi c'è questo doppio effetto. Quindi noi abbiamo dato priorità a questa progettualità. Voglio aggiungere un'ultima riflessione, e su questo chiudo perché credo di aver già preso troppo tempo. Giustamente lei ha iniziato con la domanda alla ministra De Micheli, cioè che ruolo hanno le città. Ecco, mi permetta di richiudere su questo. Le città hanno un ruolo strategico non solo perché la rivoluzione culturale la fai dove vivono le persone, che si devono sentire, no, questo pezzetto di responsabilità, e se lo sentono, perché lo vediamo. Le do un dato: a Torino è aumentato l'utilizzo delle biciclette, l'abbiamo visto nel primo mese di riapertura delle scuole, per un più 17%, mentre l'utilizzo delle auto è sceso del 2%, quindi c'è un cambiamento. Ma le città hanno quella responsabilità perché vivono il contesto urbano, e quindi le sfide si vincono nelle città. E allo stesso modo noi sappiamo che ci sarà un aumento significativo delle persone che torneranno a vivere in contesti urbani. Questo lo vediamo, è previsto che accadrà negli anni. Quindi porre le città al centro, sia dal punto di vista, come dire, comunicativo, sia dal punto di vista degli investimenti infrastrutturali, permette, dal mio punto di vista, di fare quell'investimento immateriale, culturale, che fa sì che quelle risorse che noi poniamo, certo, generano una spinta economica, ma generano soprattutto un cambio di abitudini, che è quello che ci permette di raggiungere poi l'obiettivo di Agenda 2030. Grazie.
Beh, io non la lascio andare ancora un attimino, no? Nel senso che alla luce di quello che ha detto, le volevo chiedere una cosa che si ricollega a un'intervista pubblicata oggi nelle pagine che il Sole 24 Ore dedica ad Ecosistema Urbano, un'intervista a Maurizio Carta, urbanista e docente di urbanistica all'Università di Palermo. Carta dice: l'ultimo piano nazionale per le città in Italia è stato fatto nel 1968 e comunque non è stato attuato. E si domanda in maniera un po' retorica se non è l'ora di farne un altro, anche perché il suo timore, confermato a volte dai fatti, è che spesso i sindaci siano stati lasciati un po' soli a decidere per conto loro. Quindi questo piano nazionale per le città è un auspicio da sottoscrivere. Assolutamente condivisibile, se posso permettermi anche un ragionamento sulle città metropolitane, perché noi arriviamo da una riforma del Rio che è rimasta sostanzialmente una riforma a metà, e io penso che su molti di questi temi, come l'ambiente, la programmazione appunto dei trasporti, le città metropolitane abbiano un ruolo molto significativo. Oggi il confine solo di comune, pensiamo alla sola città di Torino, in realtà è limitante rispetto alle politiche che noi possiamo attuare sui trasporti, sull'ambiente, dove dobbiamo ragionare almeno anche con la prima cintura. Questo vale per Torino come per, credo, Milano, Roma, insomma tutti i grandi i capoluoghi sostanzialmente importanti di regione. Quindi io condivido, penso che i piani si debbano dare anche risorse, perché sennò rischiano di rimanere piani sulla carta, e questo lo diciamo sempre, e penso che un ragionamento oggi, anche alla luce di quello che sta succedendo a livello europeo, potrebbe farci ragionare sempre di più in ottica di area metropolitana e forse un po' meno l'ottica del singolo comune, viste le relazioni che ha con la prima cintura. Grazie mille, Sindaco. Grazie anche come rappresentante dell'ANCI. Diciamo che abbiamo finito in questo modo la serie dei confronti, diciamo, diretti con gli amministratori locali, e a questo punto invece io andrei avanti con Alessandro Bratti, che è il direttore generale di ISPRA. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie della sua presenza. ISPRA, tra l'altro, collabora con Legambiente per questo rapporto ecosistema urbano. Ricordo, dico la verità, io non lo avevo presente per intero che cosa significasse la sigla ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Per quanto riguarda la presenza di questo istituto e l'apporto di questo istituto alla ricerca, mi pare di poter dire che si parla soprattutto di consumo del suolo, e questo naturalmente è un tema molto importante per quanto riguarda le nostre città. Abbiamo sentito la ministra De Micheli che parlava di un piano per 650.000 nuovi alloggi per venire incontro e contrastare le carenze abitative che si riscontrano in Italia in questo momento, precisando però che questi alloggi si possono fornire alle persone in difficoltà senza ulteriore consumo di suolo. Il concetto fatto presente dal rapporto di Legambiente è che la crescita urbanistica non è più un indicatore di ricchezza, che il fabbisogno abitativo non determina più necessariamente consumo di suolo. Ecco, su questi aspetti io le chiedevo appunto, da ultra specialista, un contributo. Intanto buongiorno a tutti, e poi dirò due cose ovviamente sulla domanda che lei mi ha fatto, però ci tenevo a precisare un po' il nostro ruolo come ISPRA, ma soprattutto come Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, perché in realtà tutti i dati ambientali che vengono prodotti in Italia su tutte le matrici devono in un qualche modo passano attraverso il nostro sistema, perché vengono prodotti quasi tutti dalle agenzie ambientali regionali e noi, insieme a noi che poi si costruiscono quelli che sono i report ufficiali, quindi dalla gestione dei rifiuti alla raccolta differenziata, al tema della qualità dell'aria, al tema del consumo di suolo, al tema della qualità dei corpi idrici, sono tutti temi, tutte questioni che noi affrontiamo giorno dopo giorno nell'attività
che eseguiamo sia a supporto delle politiche governative, ma anche, diciamo, più in generale in maniera autonoma e come istituto di ricerca. A questo proposito, noi da anni ovviamente collaboriamo con Lega Ambiente su tutta una serie di temi, e la questione dell'ecosistema urbano e quindi questo report che ormai da diversi anni esce da parte di Lega Ambiente, lo consideriamo anche per noi non solo un report diciamo in cui noi contribuiamo a costruire alcuni indicatori, ma anche un importante feedback di ritorno per capire poi come sempre di più migliorare il nostro lavoro. Mi faccia fare alcune considerazioni. Ho avuto la fortuna di fare anche l'amministratore locale nella mia vita e anche il legislatore, e devo dire che il fatto, come è stato ricordato, che soprattutto oggi le città siano davvero il motore del cambiamento è assolutamente centrale in quello che succederà in futuro. Dico questo perché parecchie volte è stato ricordato il fatto che non poteva essere altrimenti, che i dati che oggi vengono prodotti sono ovviamente frutto dei dati del 2019, cioè il momento in cui la pandemia non c'era ancora presente nel nostro paese. Noi abbiamo già stiamo collezionando diversi dati invece che ci dicono cosa è successo in quel periodo, sia per quanto riguarda il tema delle emissioni di gas serra, sia per quanto riguarda il tema dei principali inquinanti. Parlavamo della qualità dell'aria, ma abbiamo fatto anche un lavoro approfondito sui nostri mari e per cercare di capire appunto questo periodo di blocco che abbiamo vissuto purtroppo dal marzo scorso per diversi mesi, che tipo di contributo in un qualche modo positivo o negativo hanno dato all'ambiente. Ed emergono dei dati, io credo molto interessanti, che vanno assolutamente approfonditi. Ovviamente non è che per migliorare le condizioni ambientali, perché questo alla fine emerge dallo studio di quel periodo, si debba bloccare l'economia di un paese, ma sicuramente quelli sono dati da considerare per far ripartire un certo tipo di sviluppo in condizioni completamente diverse rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, che ha mostrato tutti i suoi limiti e che la pandemia ha messo assolutamente in evidenza. Noi abbiamo avuto, per quanto riguarda la qualità dell'aria, un crollo delle emissioni di biossido di azoto, quindi fortemente collegato alla mobilità, di oltre il 40%, con punte diverse ovviamente. Non abbiamo avuto una situazione analoga nelle cosiddette polveri sottili, perché le polveri sottili sono condizionate da tanti fattori e sono determinate appunto hanno una genesi diversa e sono fortemente condizionate anche dai movimenti di aria ad alta quota. Abbiamo avuto quasi una diminuzione dell'8% della produzione di gas climalteranti. Questo insomma da notare che questo blocco, per quanto non totale ci sia stato del sistema industriale nel paese, ha concorso sicuramente a diminuire anche le emissioni di CO2. Ora, come ho detto prima, è chiaro che questa non può essere la strada per migliorare la qualità ambientale dei nostri contesti urbani. Però, ripeto, emergono delle indicazioni molto importanti. E ripeto, a mio parere, quella più importante è la necessità che deve essere colta attraverso il Green Deal, attraverso questi fondi importanti che ci sono, per intervenire in maniera veramente drastica su alcune questioni. È stata ricordata la mobilità e sicuramente la riqualificazione edilizia, che sono due punti fondamentali all'interno delle politiche comunitarie e soprattutto all'interno del Green Deal. Questo significa che tutto quello sforzo che è stato fatto grandioso da parte degli amministratori locali per migliorare in maniera graduale
le condizioni di salute delle proprie città, dovrà subire ulteriormente un'accelerazione. È chiaro che per questo occorrono delle sinergie molto molto importanti. Veniva ricordato prima, ad esempio, il tema della qualità dell'aria, soprattutto in pianura padana, e giustamente il sindaco Del Bono diceva, ma se vogliamo veramente fare un'inversione di tendenza, non si può pensare che ogni singolo comune di quell'area possa contribuire in maniera importante, se non accompagnato da una politica più di carattere generale, che veda coinvolte le regioni e tutto il governo in primis. Io credo che questo sia qualcosa, è stato fatto, sono già due gli accordi sulla pianura padana che sono stati realizzati, ma credo, ecco, che anche in questo caso un'accelerazione sia assolutamente d'obbligo. Altra questione, e poi concludo, io credo riguarda il tema della progettazione delle città. Le grandi metropoli, pensiamo a Milano, sono state costruite con un'idea di business, con un'idea di vivibilità molto diversa rispetto a quello che ci ha mostrato la pandemia. Non c'è dubbio che così come io credo succederà, ci sarà una rivoluzione legata al digitale, alla transizione energetica, che incrementerà il tema dello smart working, del lavoro agile, della mobilità intelligente. Occorre anche a pensare a città più, lo dico così, più resilienti, cioè più capaci di adeguarsi in maniera più rapida alle situazioni che possono capitare. Il tema del cambiamento climatico purtroppo lo stiamo vivendo, e al di là delle politiche di mitigazione che dovremmo veramente accelerare, va benissimo tutti gli obiettivi sfidanti a livello comunitario, ma abbiamo anche la necessità di avere delle città che siano, dico le città perché sono i contesti urbani dove vive la stragrande maggioranza delle persone europee, devono essere anche probabilmente ideate, progettate e vissute con una filosofia diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi. È impensabile che dopo questa pandemia si ritorni a queste concentrazioni fisiche così numerose all'interno dei contesti urbani che, voglio dire, sono frutto ormai di un passato che credo non ritornerà più. Così, è vero, mentre concludo, credo sia fondamentale, e diversi sindaci l'hanno ricordato, questo approccio, ma l'ha ricordato anche il ministro De Micheli, multidisciplinare. Non c'è dubbio che l'Agenda 2030 aiuta, quindi quei contesti dove esiste un degrado ambientale sono anche i contesti dove ci sono problemi sanitari, sono contesti dove c'è un grande disagio sociale e sono anche contesti dove prolifera la criminalità. Quindi il tema ambientale non è più un tema da poter essere affrontato a sé stante. Va inserito in una logica più complessa, perché è la base su cui si sviluppa una convivenza di una comunità. Questo approccio credo sia molto importante, sia un approccio ancora non del tutto introitato e metabolizzato dai decisori politici, ma credo che insomma questi report, questo modo, questi confronti e anche questi nuovi contesti a livello internazionale, penso all'Agenda 2030 soprattutto, aiutino molto ad andare in questa direzione. Grazie. Quello che le chiedo è se possiamo dire che appunto in un processo di riqualificazione urbana che parte dai quartieri più disagiati e quindi di riqualificazione anche dal punto sociale, troviamo la conferma che quello che serve è agire soprattutto innanzitutto sull'esistente per migliorarlo per quanto riguarda le costruzioni. Ma questo è fuori discussione, ne stiamo parlando da tanti anni. Da tanti anni stiamo aspettando una legge, ormai sono credo due o tre legislature addirittura che si aspetta una legge nazionale sul consumo di suolo, che purtroppo però al di là della dei buoni propositi che tutti quanti in un qualche modo ricordano, quando si parla soprattutto in concomitanza con disastri ambientali, tutti ricordano che non bisogna consumare più suolo, dopodiché la normativa che dovrebbe in un qualche modo aiutare ad andare nella direzione di una forte riqualificazione nel nostro paese è ancora ferma. Credo che nel Recovery Fund, ripeto, nel Green Deal, tra le otto politiche, una è dedicata completamente a questo tema. Spero che veramente questo
sblocco operativo, non dico tanto culturale, perché tutti lo dicono, se lei parla con qualsiasi azienda o con qualsiasi cittadino, le dirà che bisogna non consumare il suolo, dopodiché nel momento in cui ci si appresta a prendere delle misure per farlo, diciamo gli interessi di parte escono ancora preponderantemente, quindi c'è bisogno veramente di andare nella direzione che l'Europa ci dice di andare, perché poi questi soldi, come ricordava Stefano Ciafani, A, non sono infiniti, B, non verranno dati se non su progetti che rispondono a determinate caratteristiche. Bene, ringrazio Alessandro Bratti, direttore di ISPRA, e direi che ci avviciniamo al termine di questa tavola rotonda con Stefano Ciafani, che naturalmente trarrà le conclusioni, ma finora non ne abbiamo parlato, anche perché magari non riguarda direttamente le città, il nostro ambito urbano, eccetera, eccetera. Però vogliamo dire anche in premessa di questo intervento finale che cosa potrebbe cambiare dal fatto che ci sono state delle elezioni negli Stati Uniti abbastanza importanti, direi anche dal punto di vista dell'approccio ambientale dei due candidati. Sì, innanzitutto ne approfitto per ringraziare Alessandro Bratti che quest'anno con ISPRA, il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, ha dato un nuovo contributo alla redazione del rapporto, così come ringrazio il Sole 24 Ore e Ambiente Italia, che sono due partner strategici per la buona riuscita di questo rapporto che continua ad essere da guida, come diceva il sindaco Appendino, rispetto e anche ovviamente mette in campo delle competizioni che permettono a noi di poter indicare la strada a chi è più indietro rispetto alle politiche ambientali. Quello che è successo nei giorni scorsi, la scorsa settimana negli Stati Uniti, noi l'abbiamo salutato con grandissimo favore e lo abbiamo commentato molto positivamente, perché stiamo parlando ormai da 9 mesi di un'emergenza planetaria che è quella del Covid-19, ci siamo un po' dimenticati dell'altra emergenza planetaria che era precedente e che seguirà, che continuerà ad esserci, che è l'emergenza climatica. Questa sfida, che è davvero epocale come quella legata alla sconfitta della pandemia, la sfida dell'emergenza climatica la vinciamo se tutti i paesi, non solo l'Europa con il Green Deal, non solo con il piano della Cina varato qualche mese fa per decarbonizzare la prima potenza industriale oggi entro il 2060, speriamo che i tempi si accorcino, è fondamentale il contributo degli Stati Uniti. In questo senso è davvero significativo che Joe Biden abbia detto che il primo atto che farà il 20 di gennaio, quando si insedierà alla Casa Bianca, farà marcia indietro rispetto all'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, firmato alla fine del 2015, firmato da Barack Obama, uscita che si è concretizzata il 4 novembre scorso, quindi 5 giorni fa. Il pianeta ha bisogno anche degli Stati Uniti, delle politiche federali, perché nel frattempo le aziende, le città, alcune metropoli statunitensi, alcuni stati avevano continuato a lavorare in quella direzione, ma ovviamente se spinge anche il presidente federale, speriamo che non ci siano intoppi anche per la maggioranza in Senato, e ci saranno i due ballottaggi in Georgia a gennaio, ecco, speriamo che possa dare un contributo fattivo, come ha già detto, per far ripartire la locomotiva statunitense per combattere i cambiamenti climatici. Se si mettono insieme Europa, Cina e Stati Uniti, ecco, noi siamo assolutamente fiduciosi che questa sfida si possa assolutamente vincere. Per tornare su una scala più locale, che ovviamente ha a che fare anche con la lotta ai cambiamenti climatici, noi con l'edizione di quest'anno di Ecosistema Urbano abbiamo sostanzialmente chiesto un recovery plan per le città del nostro paese. Arriveranno risorse importanti, finite, e bisogna spenderle bene, lo ribadisco. Le città non possono non essere al centro del piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo italiano
definirà nei prossimi mesi e che dovrà essere approvato in sede comunitaria entro il mese di aprile del 2021, senza dimenticare il resto del paese. Ovviamente non ci sono solo le città e le aree urbane, ma c'è anche un'area interna che hanno bisogno di risorse. Ma proprio per questo, che i fronti da gestire sono tanti, bisogna selezionare al meglio le priorità, e su questo l'Europa ci aiuta, perché ha definito che il 37% delle risorse del Next Generation EU debbano essere destinate alla transizione verde. Dall'altra parte però bisogna fare in modo che quelle risorse in Italia vengano finalizzate su progetti concreti, perché le città stanno cambiando, noi lo misuriamo ogni anno, cambiano troppo lentamente. Nei mesi scorsi abbiamo visto ulteriori cambiamenti, in positivo basti pensare alle modifiche al codice della strada ottenute con il decreto rilancio, e abbiamo cominciato a vedere nelle città del nostro paese le corsie ciclabili, tanti mezzi a due ruote a trazione elettrica. È diventata, come dire, una realtà il lavoro a distanza, purtroppo ovviamente a causa del Covid-19, ma anche questa è una delle rivoluzioni che dovrà far parte, diciamo, della nuova riorganizzazione delle città. Però alcuni problemi ci sono ancora, anzi alcuni sono ritornati. Se pensate a quanto la plastica usa e getta è tornata una realtà nella vita quotidiana degli abitanti del nostro paese, con una erronea convinzione che l'usa e getta di plastica possa permettere la riduzione del rischio di contagio. C'è un problema oggettivo in chi maneggia il bicchiere di vetro o il bicchiere di plastica usa e getta, non tanto del materiale che lo ha prodotto. Problemi cronici come il trasporto pubblico locale. Mi dispiace non aver potuto interloquire col ministro De Micheli, ma insomma abbiamo avuto occasioni nel passato e ne avremo altre in futuro. C'è un tema fondamentale del trasporto pubblico locale. Si è visto benissimo a settembre, quando hanno riaperto le scuole, gli autobus, i tram, le metro, laddove presenti, si sono riempite, diventando anche un fattore di ulteriore contagio negli abitanti del paese. Le carenze infrastrutturali degli edifici scolastici, su cui si è fatto, come dire, un percorso importante di digitalizzazione, ma sappiamo bene quanto sono vasti i problemi sul territorio nazionale che riguarda l'edilizia scolastica. Allora, io credo che vada sottolineata una cosa: ovviamente la svolta delle politiche ambientali e della vivibilità delle città, come ricordava la ministra De Micheli, in parte dipende dalla volontà politica locale, perché il ruolo che hanno i sindaci, gli assessori nel creare discontinuità rispetto alle politiche del passato è fondamentale, però ovviamente su alcuni temi è fondamentale l'intervento governativo. Se pensiamo ai temi grandi della mobilità, della mobilità nelle aree metropolitane, i problemi su ampia scala, come dicevo prima, ad esempio lo smog in pianura padana o nelle aree metropolitane del centro-sud. Ecco, su questo è fondamentale appunto indirizzare al meglio le risorse economiche, quelle ordinarie del nostro paese, e questo non è stato fatto fino ad oggi. Dall'altra parte, le risorse straordinarie del Recovery Fund europeo. Credo che valga la pena sottolineare anche oggi la nostra preoccupazione nel dibattito sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché in questi mesi, negli ultimi mesi, noi, a parte, diciamo, la gestione, diciamo, forse sicuramente da ottimizzare nella selezione dei progetti, no? La scorsa estate si è arrivati ad una lista di 550 progetti da finanziare, poi è stata scremata a 100, ma insomma non è ovviamente quello che serve al paese. Siamo preoccupati per la confusione del dibattito. Sulle opere ferroviarie è fondamentale investire molto nel centro-sud, in alcune zone le ferrovie non ci sono, senza dimenticare che c'è il binario unico anche nel nord Italia. Ecco,
non dobbiamo spendere una risorsa neanche come dire, una piccola parte delle risorse inutilmente. Beh, penso alla discussione fatta rispetto al tunnel sotto allo stretto di Messina, tunnel o ponte che sia. Così come sul tema della decarbonizzazione, giustamente si è parlato, e ovviamente questo trova il nostro favore, del processo di decarbonizzazione graduale dei cicli siderurgici, a partire da quelli presenti nella città di Taranto, ma non si può mettere questo progetto insieme a progetti che prevedono una decarbonizzazione ex post, magari prendendo la CO2 e confinandola nei fondali marini in Alto Adriatico davanti alle coste di Ravenna. Ecco, bisogna fare una selezione spietata dei progetti. Le città, per completare questa rivoluzione, vado in chiusura, le città devono essere aiutate per realizzare gli impianti pubblici dell'economia circolare. Penso agli impianti che devono produrre biometano e compost, mi viene a dire, in quasi tutte le città importanti del centro-sud, a partire da Roma, ma tutti i capoluoghi di provincia del centro-sud se ne devono dotare. Bisogna utilizzare le risorse per sostituire e ammodernare le reti idriche, soprattutto le reti di distribuzione nelle città, che sono i luoghi dove si perdono le maggiori quantità di acqua inserita nel sistema acquedottistico. Completare la rete di depurazione, che vede ancora scoperte un quarto degli abitanti equivalenti del nostro paese. Finanziare i PUMS, i piani urbani della mobilità sostenibile, per dare organicità alla rivoluzione della mobilità a basso impatto ambientale sul territorio, così come i progetti per l'adattamento climatico nelle aree urbane. Gli eventi estremi sono sempre più presenti, contiamo sempre danni, a volte contiamo anche le vittime, purtroppo. Le alluvioni sono, come dire, una realtà con cui ci dovremo scontrare, e dobbiamo in qualche modo intervenire per ridurre il rischio idrogeologico nelle grandi aree urbane, dove si concentra la maggior parte delle popolazioni. Chiudo dicendo che noi anche quest'anno, insieme a tutti i partner di Ecosistema Urbano, selezioniamo e insomma avanziamo una serie di proposte, evidenziamo le buone pratiche, ce ne sono tante, che premiamo anche quest'anno. Ecco, io credo che per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza delle città italiane ci abbiamo tanti esempi buoni, un po' a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Ecco, credo che i fondi comunitari possano essere utilizzati anche per replicare queste buone pratiche in tutti i capoluoghi di provincia del nostro paese, e tanti ne hanno veramente un gran bisogno. Bene, sicuramente potranno essere di esempio, potranno essere degli spunti, degli stimoli importanti per tutte le altre città. E proprio per questo, dopo aver ringraziato Stefano Ciafani, dopo aver ringraziato chi ci ha seguito in un dibattito che non esito a definire sicuramente interessante, chiuderei la tavola rotonda passando la parola a Mirko Laurenti, che per l'appunto si occuperà della parte che riguarda la premiazione delle città di ecosistema urbano, l'illustrazione e i riconoscimenti anche ai comuni che hanno messo in pratica. Ecco, così sono arrivato alla fine per ingarbugliarmi, che hanno attuato le buone pratiche. Grazie a tutti. Non vedo come si fa. Vedo che Mirko è in linea, ma io ti sento e ti vedo per adesso. Siamo ancora in attesa di, come direbbero i cronisti, di perfezionare il collegamento. Ecco, per quanto riguarda le buone pratiche, la cosa più interessante è che sono spesso attuate anche da amministrazioni che peraltro non hanno risultati eccellenti, ma dimostrano comunque la volontà di fare passi avanti, anche mettendo i loro cittadini davanti a pratiche che possono
diventare utili per immaginare la città in un modo diverso. Vedo che Mirko adesso c'è e gli passo definitivamente la parola. Perfetto, ecco qua, brevissimamente per citare appunto le buone pratiche. Quest'anno intanto le prime nella classifica, noi abbiamo parlato di città, ma non le abbiamo fisicamente ancora viste, nel senso che ne abbiamo parlato ma non le abbiamo viste. Diciamo vince Trento nella nostra classifica finale, poi c'è Mantova seconda e infine Pordenone terza. Entrambe, Mantova e Trento, erano già tra le prime, nelle primissime posizioni l'anno scorso, hanno confermato un andamento ottimale. In più, come chiudeva Stefano, noi tutti gli anni, e come dicevo io nell'intervento iniziale, citiamo e premiamo le buone pratiche. Allora, quest'anno ce ne sono 17 che abbiamo messo insieme, tutti esempi di sostenibilità che arrivano o dai cittadini o dalle amministrazioni che hanno messo in pratica buoni esempi in vari campi, dal sociale, passando per la mobilità sostenibile, passando per orti urbani piuttosto che altre iniziative legate per esempio come Prato alla sostenibilità dal punto di vista dell'abbattimento delle emissioni e in quel caso di Prato l'utilizzo e l'inaugurazione di un quartiere completamente a zero emissioni, a consumo zero. Quest'anno ne premiamo appunto, come dicevo, sono 17 in tutto. Mi piace citare come esempio su tutte, non le possiamo citare tutte per questioni di tempi, Verona. Verona è un progetto europeo, il progetto STEPS, che diciamo prevede un'aggregazione sociale e allo stesso tempo diminuire quindi spostamenti e problematiche per i cittadini. Quindi c'è tutta una serie di interventi che questo progetto prevede, anche di eliminazione di barriere architettoniche. È un progetto europeo che Verona ha caldeggiato e ha portato avanti. Noi quest'anno l'abbiamo premiato e qui idealmente, citando questo, citiamo tutte le altre insieme buone pratiche del rapporto e citerei appunto, come facevo all'inizio, a citare il fatto che questa buona pratica è stata premiata da Ideablast, è stata premiata da noi, e Ideablast ha scelto di donare alla città di Verona, proprio per questo progetto, un giardino, un arredi per giardino in plastica riciclata. C'è con noi Media Marketing Manager, che è Giuseppe Cottini, e vorrei fargli dire due parole rispetto alla scelta di questo progetto da parte di Ideablast per il regalo del giardino che è già stato fatto a Brescia lo scorso anno. Buongiorno a tutti, penso che mi sentite. A nome di Ideablast sono Giuseppe Cottini, Marketing Manager di Ideablast. A nome di Alessandro Trentini, fondatore e direttore tecnico di Ideablast, volevo ringraziare Legambiente per l'opportunità di premiare anche quest'anno una buona pratica. Come diceva prima anche Mirko, l'anno scorso, e avete visto la foto, abbiamo premiato la riqualificazione di un parco a Brescia. Come Ideablast ci impegniamo quotidianamente nella riqualificazione di queste aree con prodotti in plastica riciclata, seconda vita e sostenibili. Quest'anno, come già anticipato, abbiamo deciso di premiare il progetto di Verona a piccoli passi, un progetto che ci è subito stato molto a cuore, e doneremo una riqualificazione di un parco volto a sostenere ancora di più il concetto di aggregazione, un po' quello che raccontava anche Mirko, che è stato cercato in questo progetto, soprattutto in questo periodo storico, che ci obbliga a ritrovare e a creare sempre più spazi all'aperto per ritornare ad avere quella socialità che diciamo che il lockdown ci toglie un po', ovviamente con tutti i distanziamenti necessari, e per avere quindi un miglioramento della qualità della vita delle persone.
come Ideaplast, come ho già detto, ci impegniamo quotidianamente nel cercare di creare queste zone, quindi con parchi giochi che diventano parchi giochi inclusivi, aggregativi con l'installazione di tavoli o arredi che ne possano permettere comunque l'utilizzo anche da chi porta i bambini a giocare. E restituisco la parola a Mirko, ancora ringraziando per l'opportunità e premiando Verona per un progetto che è sicuramente in linea con ciò che vogliamo quotidianamente fare come azienda. Grazie mille. Grazie Giuseppe. Allora, io intanto ci tengo a ringraziare tutti per il collegamento. Noi abbiamo, diciamo, lasciato un quadro abbastanza chiaro, credo, oggi, con la presentazione dello studio, la citazione delle buone pratiche, l'evidenziazione in generale fatta a più ampio raggio, partendo dal locale, ma guardando anche per esempio agli obiettivi SDGs dell'ONU, quindi cercando un paragone con diciamo, il livello internazionale di sostenibilità, quello che insomma dovremmo fare per andare verso la sostenibilità al massimo. E ci tengo appunto a ringraziare tutti per la diretta, e rispondendo anche ai tanti commenti che sono arrivati sui canali che hanno trasmesso la diretta, ne prendiamo uno a caso. Uno a caso che diciamo cita sul che cita il lavoro fatto da noi con la redazione di questo report, e quello di eccoci qua, di Danilo Scaramella, che dice: sarebbe opportuno inserire indici significativi per quanto riguarda il risparmio energetico, ad esempio numero di alloggi certificati in classe A, numero di alloggi collegati al riscaldamento, numero di alloggi che utilizzano pompe di calore, kilowatt di fotovoltaico installato tra pubblico e privato. Allora, questo è un lavoro che in realtà facciamo in parte con un altro nostro dossier, che è Comuni Rinnovabili, da cui abbiamo preso alcuni dati che vengono poi qui riassunti in altre... Nel nostro rapporto ecosistema urbano. Quindi, diciamo, è un lavoro che in parte già facciamo come Legambiente. È chiaro che diciamo, gli spunti che noi offriamo come associazione attraverso i nostri studi sono molteplici, sono tanti, e toccano tutti vari diversi indici e SDGs, come dicevo all'inizio. Spero che, insomma, ecco, il nostro lavoro venga sempre più seguito e apprezzato, e vi ringrazio ancora a tutti, ringrazio il Sole 24 Ore, che è disponibile in edicola, ricordo, per chi volesse approfondire, sul cartaceo. Ringrazio Ambiente Italia, che ha partecipato insieme a noi alla redazione e alla costruzione di questo report dall'inizio, e ringrazio Ispra, che ha fatto due capitoli importanti nel nostro studio. Ringrazio Anna Donati, ringrazio tutti coloro che hanno Federico Tomassi, che hanno collaborato a delle parti o a tutto la struttura del volume. E vi do appuntamento ovviamente ai prossimi appuntamenti di Legambiente, e nel percorso appunto che ci porta, speriamo, il più presto possibile fuori da questo momento particolarmente tragico che ci tocca tutti quanti. Grazie mille.